Buonasera, buonasera, benvenuti a Fantacalcio Show. Mi piace questo intro così spumante. Alla 007. Anche perché Fantacalcio Show è l'unico programma sportivo, l'unico show che dà la possibilità ai tifosi di intervenire direttamente, ma non solo al telefono, non solo attraverso Facebook, ma direttamente, cioè fisicamente qui, qui in studio, a Canale 21, perché tra un po' li andrò a presentare. Ci sono dei tifosi. Non giocheranno a Fantacalcio perché ovviamente c'è la pausa di campionato, sappiamo chi ha vinto precedentemente la settimana scorsa, però non vi diciamo niente a Fantacalcio. Il gioco vero e proprio sarà fatto giovedì prossimo, ma stasera sono qui per intervenire e fare qualsiasi domanda ai nostri ospiti che tra un po' andrò a salutare. Ma prima Gianluca Gifuni. Guardavo la foto di Antonio Conte perché noi parleremo ovviamente di nazionale in questo giovedì di pausa del campionato, ma parleremo anche del passato recentissimo del Napoli, facendo un bilancio della prima parte della stagione con dei dati significativi, direi, proiettandoci anche verso il futuro, cioè verso le prossime 6 partite di campionato e verso soprattutto Inter-Napoli. Già si sprecano i confronti tra Benitez e Mazzarri. Noi daremo un piccolo antipasto questa sera, poi giovedì ci caleremo ovviamente nella parte più intensamente. Andiamo a presentare subito il nostro parterre, il nostro procuratore Enrico Fedele. Buonasera. Buonasera, buonasera. Come stai? Bene? No, volevo solamente, ho letto su un sito, non dico il nome, poi lo dirò in privato, che quando tu parli di galassia, dice ma perché galassia? Credo che forse questo giovane sa che la galassia sono più satelliti, più pianeti, cioè sono più cose messe insieme. Tu quando dici galassia, perché io ho fatto il direttore, magari, ho fatto il dirigente. C'è anche Galassia Gutenberg, però. Spieghiamolo questo. Un'importante fila del libro. Quando presento il direttore Fedele, cioè, dico, anche un'importante dico, ha attraversato la galassia del calcio, no? L'ho letto, siccome è bello, lo seguo volentieri. Allora, quando sono andato a leggere questo trafiletto, e dice, che galassia, quale galassia? Quale galassia? Allora, solo per... Vai. Proprio per dire che non fai... Non dici male quando dici queste cose. Poteva anche dire mondo, globo, galassia, mondo, universo, globo, universo, insomma è veramente una conoscenza in toto, no, del calcio. Passiamo al nostro giornalista, cliccatissimo il tuo blog, lunghissima carriera da giornalista. Sì, ma sempre nelle mura daziarie rispetto a Fedele, io mi sono sempre mosso nelle mura daziarie. Sì, nello spazio mai. Non so, no, non sono uscito dalla cinta urbana. Quando sei uscito da Via Giadamo. No, quando è intervenuto a Radio Marte è stato nello spazio. Abbiamo la galassia, vuol dire... La Terra ci siamo, Mercurio ci sta, Marte ci sta, vedi, pensate un po'. Tania Varone, buonasera. Buonasera. Andiamo avanti, abbiamo due ospiti nuovi, la prima volta qui al Fantacalcio Show, Ilario Imparato, direttore di napolipresso.it. Buonasera, buonasera. Buonasera. Allora, questa è un po' l'atmosfera, no, di Fantacalcio. Cioè, è piacevolissimo. In maniera scherzosa, fa caldo? Abbastanza, vabbè, insomma. Direi però ci sta bene, il clima sta insomma bene. Ci sta riscaldando. Andiamo a salutare ancora Luigi Giordano, direttore di pianetanapoli.it. Buonasera a tutti. Ci proiettiamo direttamente. Possiamo dire una cosa, scusami, di Luigi Giordano, che ha la spilla di Rafa Witras, che a me è molto cara. Dobbiamo dire è che vero. Lui è l'ideatore del movimento a favore di Rafa Benitez. Qui dobbiamo riconoscerlo subito, immediatamente. Scusa, qui, cioè, quindi ci racconterà qualche aneddoto. Abbiamo capito in un frangente che cosa è successo, cioè cosa hai fatto a Gianluca Gifuni. Io sono hai regalato tu la idee. Spilla a Gianluca, che puntualmente lunedì porta... Assolutamente no, sì. Non lunedì, ogni lunedì. Ah, sempre. Due lunedì non le portate. Ah. Cioè, perché? Dopo Chievo e dopo Udinese. Mi ricordo bene. Non è vero. Non l'hai portato. Non faccio illazioni che sono lontane dalla verità. Vediamo la registrazione. Dai, entriamo nel vivo. Chiamateci allo 081-630999. È il nostro numero di telefono per intervenire in diretta. Oppure scriveteci i vostri WhatsApp al 338-2140-017. E poi ovviamente sulla nostra pagina di Facebook che è Fantacalcio Show. Andiamo a salutare i tifosi di stasera? E allora, Lino, ciao, buonasera. Buonasera. E ancora, adesso ciao. Ti vediamo tra pochissimo, eccoti. Buonasera. Giuseppe Saginario, come buonasera. Stai? Buonasera, tutto bene, dalla galassia dei finanziamenti tutto bene. Oh, vedi? Mi allaccio alla galassia del Rico Fedele. E un altro Giuseppe, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera. Allora, voi potete intervenire quando volete, fateci un cenno che siete dall'altra parte dello studio, lo spieghiamo anche perché vedono queste inquadrature, ma dicono noi abbiamo uno studio abbastanza grande, quindi loro sono dall'altra parte, fateci un cenno, e intervenite quando volete.
Allora, non giochiamo a fantacalcio oggi, lo faremo giovedì prossimo ovviamente perché c'è la pausa di campionato. Un Napoli che ha 10 punti in classifica, è lontano dalla vetta, che però è anche in ancora in gioco in Europa League, praticamente virtualmente già qualificato ai sedicesimi di finale. C'è la Coppa Italia, insomma ci sono certamente degli elementi che possono far ben sperare per il proseguo della stagione. Vogliamo dare un'occhiata a quello che è accaduto nelle prime 6 giornate di campionato. Tutte o quasi tutte le azioni significative da gol del Napoli, gol comprese. Vediamo e poi torniamo in studio e ne parliamo. Insieme. Beh, insomma, bellissime, nonostante la classifica, è un Napoli che... Certo, incompleto cosa? Le immagini o il Napoli? Le immagini. Incomplete perché? Cosa manca? Che non mancano le azioni subite. Certo, mancano le azioni subite, sono pochissime, le dico subito. Perché? Sono con l'Udinese sono 2, con il Chievo 1. Ma c'è stato... Infatti l'elemento che vorrei subito... Cioè l'elemento importante non è questo, scusami, perdono. Certo, io lo voglio subito chiedere. Perché i gol che ha fatto... ci sarebbe da dire i gol che si sono mangiati, che sono molto di più di quelli che sono stati fatti. Anche perché se avessimo fatto un inizio di campionato ci saremmo entusiasmati, no? A vedere le immagini in rigore. Invece l'elemento che a mio giudizio deve essere esaminato è proprio questo. Cioè, al di là dei gol, delle azioni, dei tiri e tutte queste statistiche varie che ognuno fa a modo suo, il Napoli corre troppi pericoli. Il Napoli è questo. Cioè, non c'è niente da fare. Scusi, direttore, non corre troppi pericoli. Subisce tanto. Poche azioni da gol. E perché le dico subito, c'è un dato. Rafael è il penultimo portiere impegnato della Serie A. Allora, questo che significa? Ascoltami. Significa che gli avversari sono arrivati poche volte in area di rigore. Evidentemente mi quelle poche volte però sono parlare. State sempre fatali. Cioè, le faccio parlare. Io non so quali siano i vostri sondaggisti. No, sono Lega Serie A. Io, dati della Lega di Serie A. Benissimo. Poi ci sono dei sondaggisti ancora più specifici. E allora ti dirò, tanto per essere chiaro, il Corriere dello Sport non so che sondaggista ha e non è affatto vero che il Napoli è quello che ha tirato più in porto con 100 e passatiri. Nel frattempo chiedo alla regia di inviare la clip. No, ti voglio dire un altro fatto. A farci un panino, no, poi quando siete pronti... No, cominciamo con sui panini. No, ci fate una io dico solamente che bisogna dire le cose come stanno. Ti rimporta, regia, scusa. Allora, ti rimporta. Ma c'è un altro dato che oggi mi faceva notare un mio amico che mi ha mandato un'email che io ho stampato ma non ho portato, fatto da un istituto di statistica. Ti rimporta, non possesso palla, c'è scritto possesso palla. Ti rimporta. Si chiama POD, il quale va a vedere i tiri in porta e i tiri fatti e i tiri in porta e i salvataggi fatti. Va bene, si prendono questi dati, si moltiplicano per 10, sai il Napoli. Ecco qua. Sai il Napoli, questi sono dati della Lega di Serie A. Allora, Napoli ha la media a partita di 17,8, cioè 18. Sentire. Ma direttore, allora, dobbiamo commentare questo. Ma lascia perdere. Come lasciamo perdere? C'è il Corriere dello Sport. Questa è la Serie A. Questa è Lega Serie A. Ho capito. Allora, il Corriere dello Sport disinforma. Allora chiedo a Tony Cavallo, è la prima volta che i giornali sono disinformati, scusa. Il Corriere dello Sport, il problema è molto semplice da risolvere. No, l'analisi, ma lo fa fare. Il Napoli è il penultimo, l'ultimo è il Sassuolo. Tra tiri fatti in porta, tiri fatti. Tiri fatti in porta e salvataggi, il Napoli... Salvataggi che significa? Che il Napoli ha palle recuperate. In fase difensiva. Bravo. Okay. Il Napoli è ultimo. No, è penultimo. Ultimo è il Sassuolo. Ho capito. Specifichiamo che ovviamente questi calcoli statistici vengono fatti dall'essere umano, quindi è possibile che un essere umano veda 17 tiri a porta e un altro ne veda 13, quindi certo. Non c'è nessuno dei due è affidabile sotto questo punto di vista, no? Quindi su questo voglio dire non c'è però la non Lega c'è ha i crismi dell'ufficialità, possiamo dirlo, ma no? Che abbia i crismi dell'ufficialità non vuol dire che è, come si dice, che è funzionale e che sia il riferimento giusto, come possiamo dire. Perché magari c'è anche un servizio statistico che tu sai benissimo della Federcalcio che non è quello della Lega, è anche la Federcalcio istituzionale. Quindi viene fatto all'essere umano che vede delle cose, le confronta e le rapporta. Io sono rimasto al lunedì scorso alla puntata del Bello del Calcio, a me fa piacere che Napoli faccia tanti tiri a porta, ma io un solo rapporto vedo, i gol. Cioè è importante che una squadra faccia i gol, poi ne faccia tanti o ne faccia pochi, si può discutere sullo stato di forma della squadra. E quello che sta citando Fedele, che è il PDO, è un rapporto statistico che viene usato nell'hockey americano praticamente.
per individuare lo stato di forma di una squadra si fa una differenza molto semplice, si fa la differenza fra i tiri fatti in porto e i gol realizzati, le azioni subite e le azioni salvate. Fatta questa differenza stilano una classifica e nell'hockey sul ghiaccio in America danno quello che può essere il rendimento di quella squadra. Anche quella è una fotografia, ma non necessariamente la fotografia statistica ti dà il quadro esatto della situazione, perché ovviamente certi elementi, soprattutto come nel calcio, umani, psicologici, dovuti al caso, alla fortuna, alla fortuità, al fatto che il campo non è una superficie levigata, ma può piovere, si può sbagliare, ma cioè, ti fanno capire che il calcio ha dell'imponderabile rispetto ad altri sport. Comunque... Per cui con la statistica, secondo me, bisogna andare sempre cauti, al di là se lo dice la Lega, lo dice il Corriere dello Sport, che per quanto mi riguarda è un giornale di una storia infinita. La fonte però non è Corriere dello Sport, deve essere un'altra fonte. Comunque io l'incidenza delle azioni subite, l'abbiamo detto all'inizio, lo dicevo anche io, è chiaro che questa classifica non è a vantaggio del Napoli, perché il Napoli ha subito poco e tutte o quasi le volte in cui ha subito gol. No, questa è la realtà, quindi l'incidenza è quasi il problema massima. Adesso al di là dei numeri, il problema è di come una squadra per un anno e più ha sempre lo stesso deficit. E allora ne parleremo tra poco, andiamo al telefono. Arriva una squadra qualsiasi che sia, fa due tiri a porto, uno va dentro. Andiamo da Ciro che sta chiamando da Roma. È il rebus che il Napoli non riesce a risolvere. Poi vado da Ilario e Luigi. Pronto? Ciro? Buonasera Claudia, buonasera Gianluca, un saluto a tutti gli ospiti studio. Buonasera, prego. Allora io volevo condividere con voi questa considerazione, cioè quello che diceva Tony Iavarone è pienamente condivisibile, ovvero che i dati statistici devono essere presi con le molle, perché al di là di questi numeri che abbiamo fino ad ora analizzato, secondo me c'è una fotografia innegabile. Ciro, hai 30 secondi, non di più, per favore. Che il Napoli non mostra compattezza e solidità difensiva adeguati, non ha una notevole fluidità nel palleggio e non sempre risulta essere così preciso nelle azioni d'attacco. Infatti anche i vari tiri fatti per esempio contro il Chievo, quando c'era in porta Bardi, non erano tutti tiri stratosferici con mega salvataggi di Bardi, erano dei tiri spesso telefonati e che hanno impegnato sì il portiere ma non in parate stratosferiche. La domanda adesso, questo Ciro, per dire che il Napoli, al di là del modulo che possa mai adottare, visto che il nostro allenatore viene contestato nell'utilizzo del 4-2-3-1, pecca soprattutto nelle qualità individuali dei singoli, perché io non credo che con gli uomini a disposizione, pur mettendo un mediano in più, questa squadra possa rendere alla pari di Juventus e Roma, perché purtroppo si porta dietro dei limiti strutturali modificabili, soprattutto con l'intervento del mercato. Grazie. Va bene, Ciro, grazie per la considerazione, grazie. Luigi, sono d'accordissimo con l'amico da casa. Io penso che se una squadra crea 15, 16, 17 occasioni da rete e se ne realizzano 1-2, di sicuro non è il problema dell'allenatore, perché l'allenatore se mette in condizione la squadra di creare il gioco e creare occasioni, c'è un problema strutturale, perché il Napoli si dice che gioca con 4 attaccanti, in realtà nel Napoli chi fa gol veramente sono Calleon e Higuain, Hamsik e Insigne la porta... Amsic sono due anni che la porta non la vede, Insigne vede pochissimo la porta. Quando non la vede fa 10 gol. Quando la vedeva, ormai non la vede più da due anni. L'anno scorso ha fatto 8. No, ne ha fatti 7. Insigne 5. Insigne ne ha fatti 5. E Callegol? E Callegol ne ha fatti 14. Higuain 0 in campionato. Iller 4. Allora, c'è un problema strutturale delle qualità degli attaccanti, perché ci sono solo due persone che fanno gol. Assolutamente no. Non no, tu dici di no, io dico di sì. Ma io credo che il nostro amico di Roma metta in chiaro un altro dato molto più importante. No, ma lo fai, scusami, non... Scusate, no, sull'amico di Roma che faceva. Il problema dell'amico di Roma è chiaro. Sollevava Toni un'altra cosa importante. Il Napoli come organico non era... non è oggi come oggi alla luce anche del mercato paragonabile a quello di Juventus e Roma, no, su questo voglio dire non c'è. Però qual è il problema? Il problema è che il Napoli in questa prima parte del campionato, eccezione fatta per le ultime due partite, addirittura si è dimostrato più debole di squadre che sono molto più deboli del Napoli. Questo è il problema di fondo che va analizzato. Quello che si evidenzia, secondo me, ci sono partite in cui, ma credo che l'abbiamo notato tutti, sembra di assistere a due squadre in una. C'è una squadra che ha trazione interiore, produce tantissimo, occasioni pericolose o meno, ma sono quelle che magari diceva la scheda. E poi c'è una squadra che invece subisce tantissimo. Certo. È una squadra che ti porta ad avere 10 punti in 6 partite, fa 8 gol e ne prende 6. E non è un caso, voglio finire. No, ma io non credo, io penso che sia una squadra che invece ha bisogno di trovare quella fiducia, sì, che probabilmente... Supervalutata per quello che doveva fare.
Siamo alla sesta partita, ma sicuramente non so se era sopravvalutata. È una squadra che sta offrendo e sta dando meno di quello che deve, non si doveva, deve dare. Non è un voglio solo finire un attimo l'analisi di prima. Non è un caso che poi alla fine il reparto che poi viene più criticato, quello lì in cui si chiedevano anche maggiori investimenti sul mercato, era quello del centrocampo, che è quello che perisce questa specie di spaccatore fra due squadre. Quindi se da un lato c'è un Napoli, come diceva Luigi, che ha trazione interiore, anteriore, produce tantissimo, di contro bisogna fare qualcosa. Ecco che qui magari mi augurerei qualche non modifica, magari qualche piccolo correttivo, magari anche in serie tattica di allenamento da parte dell'allenatore, che è inutile negarlo, insomma, è la chiave d'accesso. Allora, due cose, no, direttore, scusate, due cose, andiamo avanti, perché abbiamo, scusate, parleremo. Napoli Press, di cui il direttore l'ha imparato, punta su Nazionapoli, Hamsik che sfida il Biol, possiamo dare un'occhiata, ecco, a Napoli Press, il rincampo contro la Slovenia, ci sono le nazionali, ricordiamo che il Napoli si allena domani mattina molto presto, e che poi Benitez volerà a Liverpool e starà 3 giorni a Liverpool fino a lunedì sera, poi martedì riprenderanno gli allenamenti, e un po' tutti i giocatori che non si sono allenati, cioè che non sono andati con le proprie nazionali, Gargano compreso, torneranno a casa dalle famiglie. Questa è la prima cosa. Tra poco parleremo anche delle altre schede di bilancio delle prime 6 giornate, in modo che le analizzeremo una dopo l'altra, compresa quella dei lanci lunghi, perché c'è un dato significativo che vorrei analizzare con i nostri ospiti. Io vorrei andare un attimo dai tifosi prima di andare al telefono. C'era Lino che voleva fare una domanda. Sì. Io sono concorde con i giornalisti che dicevano praticamente che il Napoli subisce poco, ma bisogna chiedersi cosa succederà nel momento in cui il Napoli incontrerà squadre più forti e subirà di più, se la percentuale di gol subiti in questo caso è l'80-90% dei tiri in porta, perché praticamente subiamo 2 tiri in porta, un gol e una traversa, cosa succederà nel momento in cui incontriamo una squadra a propensione offensiva come l'Inter? Andiamo a vedere anche qualche altro dato significativo, le altre pagelle, quella di possesso palla, le analizziamo una dopo l'altra, quelle interessanti ovviamente saranno oggetto di discussione. Allora, il possesso palla, beh, il Napoli è quarto in classifica dopo Roma, Juventus, Fiorentina, Lega di Serie A, bilancio alla sosta del campionato dopo le prime 6 giornate, come vedete, insomma, è comunque quarta in classifica. Andiamo avanti, c'è la prossima legata alle giocate utili. Mm-hmm. E il Napoli è un po' dietro, lì c'è il Cagliari, la Lazio, la Roma, la Juventus, Roma, certo. E Juve sono in questo caso avanti. Ancora avanti, vorrei andare, ecco, i passaggi lunghi. Il Napoli è ultimo in classifica per passaggi lunghi. Vorrei che qualcuno mi spiegasse questo dato. Questo è uno dei credo, tra l'altro, delle squadre Benitez, insomma, il passaggio lungo non è mai... Poi dipende per passaggio lungo che cosa intendiamo, dipende chi inizia il passaggio, chi lo finisce. Quanto? Voglio dire, dipende. No, io ricordo che Fede l'anno scorso mi riprendeva su Jorginho, perché diceva Jorginho il passaggio lungo non lo faceva. E anche Hiller non è giocatore a passaggio lungo. Può darsi che questo sia il dato essenziale. Guardate, noi vogliamo parlare, i numeri si leggono e hanno una spiegazione. Certo. Quali sono gli attaccanti del Napoli? Come giocano gli attaccanti del Napoli? Caglione, a palla lunga, sì. O a palla corta? Palla corta. Quindi non ci dovrebbe essere i passaggi lunghi. No. Come fatto non... proprio logico. Cioè tu non puoi dare una palla a Insigne o a Calegon lunga, certo. Cioè che loro con la corsa, cosa che faceva Maggio, non gliela puoi dare. Quindi è un gioco totalmente diverso. Si va a triangoli bassi, a triangoli corti, più con appoggi e sostegni anziché con la palla. Però il passaggio lungo, però che succede? La copertura di campo, non se il giocatore corre per primo. Il passaggio lungo quanto è lungo? Quanto è lungo? Mi dica quanto è lungo. Il passaggio lungo significa che un passaggio lungo minimo 10 metri. Mi fai finire? Che non deve essere né appoggio né sostegno. Cioè il passaggio lungo è un passaggio che non deve essere né appoggio, cioè che tu vai in aiuti di metri bassa, copertura bassa, oppure vai a sostegno dietro. Questa sarebbe un po' il passaggio. Il passaggio lungo noi lo intendiamo per un lancio in verticale, che generalmente, certo, deve essere un lancio in verticale, un lancio smarcante o un cambio di gioco. Almeno di 7-8 metri. Però il guaio del Napoli, io non sono d'accordo affatto con questo. Il guaio del Napoli è che non è il centrocampista che dà la palla corta. Cioè, non è d'accordo con no, quella. No, perché l'azione del Napoli, e l'ha fatta vedere bene anche Bacconi la volta scorsa, perciò Stinu, straccialo. Allora, strappali, ha visto che il miglior lanciatore deve dire a Beretta, era Britos. Cioè era quello che ha fatto più passaggi, Britos, perché l'azione partiva da lui, in quanto i centrocampisti. E qua mi allaccio al discorso dell'amico, non esiste, quando giochi a due uno non si stacca ad andare a pigliare la palla, o perché non ha caratteristiche o perché è marcato, e quindi Koulibaly o Albiol hanno che cosa?
la paura di dargli la palla con l'avversario dietro e devono fare il passaggio. Però voglio capire, quella posizione dei passaggi lunghi è una referenza positiva o negativa? Perché il Napoli in compagnia della Juventus, no, che è prima in classifica, quindi può essere che significa? È il primo, guarda, il Chievo. Ma proprio in questo caso tu la puoi leggere come, appunto, meglio credi, appunto, voglio dire. La puoi leggere come un fatto, un'accezione positiva o negativa. Perché comunque dato da pigliare in considerazione. Non è che uno che fa il passaggio corto deve giocare peggio e quindi a meno punti. La verità è un'altra. La verità è che questa squadra, partita in un certo modo, e questo credo per molti era una squadra che doveva vincere lo scudetto o doveva lottare con la Juve. Io sto dicendo da due mesi, da quando abbiamo cominciato, che questa squadra qua non può assolutamente lottare con la Juve. Andiamo un attimo a vedere Pianeta Napoli sul web, che è il portale del direttore Luigi Giordano, che ha tutti i trofei della squadra qui proprio nel logo, e che ha intervistato in apertura Moschella, che è un collega napoletano che lavora in Spagna e in giro per il mondo. Il catenaccio S dice: il Napoli può ambire all'Europa League, lasciate lavorare Rafa. Crisi di Albiol, ecco il motivo. Beh, crisi di Albiol, e io mi riallaccio al problema della difesa. Crisi di Albiol, lui dice, sostiene dalla mancanza di Reina, perché qua nessuno parla che stiamo giocando senza un portiere. Io mi sono permesso di chiederlo. Parlo, forse non vedi che mi sono permesso di chiederlo a Rafa. Io ho detto: guarda, tu devi uscire più spesso e la devi anche bloccare. Lui mi ha detto: io ho vinto 7 titoli in Brasile, ho 24 anni. E tu che gli hai risposto? Io gli ho risposto: bene, fai quello che vuoi. Poi io ho fatto in Italia è diverso. Io gliel'ho chiesto anche a Rafa Benitez. Lui ha detto: avrà vinto anche 7 titoli in Brasile, ma è giovane e deve crescere. Quindi Benitez l'ha stilettata, gliel'ha data. Però continua a giocare Rafa, perché io penso che il buon campionato di Fernandez e anche di Albiol dello scorso anno è dovuto al fatto che, oltre che era bravo nelle uscite, lui guidava molto bene la difesa. A parole, cioè, indicazioni. Io mi ricordo sulle palle inattive andava a sgridare i compagni quando si distraevano. Luigi, perché il Napoli marca zona sulle palle inattive. Prego. Non segui il calcio, il bello del calcio. No, non segui il bello del calcio, lunedì faccio altre cose. E quindi lo devi seguire. Però io dico che c'è un problema con questo concetto giusto. Questo concetto giusto noi lo abbiamo rimarcato dalla prima puntata. Mi fa piacere. Ma non è che siamo i soli, credo che buona parte c'è un posto. No. Tant'è che l'argomento si può chiudere, purtroppo Reina non c'è più, che cosa si può fare? Però c'è un altro elemento da mettere. Albiol non è un grande difensore. Albiol non è un grande difensore. Non è, può essere anche un grande difensore, ma non è un difensore che può guidare. Può guidare la difesa. Deve essere guidato, deve fare il navigatore e non il conduttore. Certo. Te lo sto dicendo, il carrozza è il locomotivo. E sono d'accordo. Il Reina da portiere faceva il leader della difesa. C'è anche da dire una cosa: se andiamo a rivedere quelle che sono state le presenze prima di venire a Napoli negli ultimi 5-6 anni di Albiol, ti rendi conto che è un giocatore che non ha avuto non giocava mai, non voglio dire non giocava mai, però non aveva magari quel minutaggio, magari quella costanza di partite che in Italia gli è stata richiesta, che il campionato italiano magari ti richiede, anche se non è che giocavamo giocava 1200 minuti, però Sergio Ramos e Pepe, però teneva Sergio Ramos. Che non fosse Duram lo sapevamo. Io una cosa però volevo capire, mi riferisco al discorso rapidamente dei lanci lunghi di prima, sì, poi andiamo a te. Un Napoli che dalla difesa l'anno scorso giocava sempre passaggio corto e palla a terra, quest'anno invece almeno 2-3 volte una partita la sventagliata di Koulibaly o magari di altri giocatori, certo, a coprire 40 esatto, a coprire 40 metri. Allora voglio fare del portiere di Reina, voglio due telefonate prima di andare in pubblicità. La prima è Guglielmo, buonasera, 30 secondi per fare una domanda. Buonasera a voi tutte e complimenti per la trasmissione. Grazie. Complimenti anche per gli ospiti, sempre molto da competenti. Roma ci chiamano, tra l'altro, sì, da Roma, anche a Roma. Da Roma è tifosissimo del Napoli, tengo a precisare. Ecco. Prego, vai, 30 secondi per te. Sì, volevo fare una domanda al dottor Rea Varone. Sì. Visto e considerato che comunque per quanto riguarda le statistiche giustamente lasciano il tempo che trovano, come diceva lei, ma una situazione del genere, cioè il Napoli se riuscisse a giocare con un 4-3-3, secondo lei questo possesso palla, questa mancanza dei lanci lunghi come vedevo dalle grafiche, queste palle che praticamente inattive che subiamo gol, si potrebbe riuscire a risolvere questo problema? Ringrazio tutti voi e sempre forza. Grazie. No, non è che le statistiche hanno una loro valenza, ma vanno interpretate e vanno prese, diciamo, con il beneficio della non scientificità, soprattutto quando vengono fatte all'essere umano. Sì, io sono un assertore del modulo che lei ha prima ricordato, però insomma io non faccio l'allenatore, ma mi limito a pensare che i nostri due, per esempio, calciatori
con maggiore qualità, perché si è parlato di qualità a centrocampo, Hiller e Giorginio, quando hanno fatto bene, quando li abbiamo visti, quando il Napoli ha acquistato, giocavano in squadre che avevano il centrocampo a tre. Perché? Perché erano supportati da due mediani e quindi potevano esprimere al massimo la loro qualità. Questo modulo a due del Napoli è un ottimo modulo, ma ha bisogno di interpreti, cioè di quei centrocampisti che, come dicono a Roma, dalle sue parti sanno cantare e portare la croce, cioè sanno impostare e sanno difendere. Nel mondo questo genere di centrocampisti è un numero abbastanza esiguo di stelle, che ne saranno? 3-4, voglio dire, in tutto. Quindi se uno non li ha, non è che li può inventare né li può scoprire. Cioè, se ci fosse gli Iaturi nel Napoli, il Napoli vincerebbe lo scudetto. Sarebbe certamente da scudetto. Ma se ci fossero gli interpreti che Benitez ha avuto a Liverpool, certamente il Napoli vincerebbe tantissimo. Ma non ci sono, quindi... Giovanni, buonasera, facciamo benvenuto. Di necessità virtù, insomma. Buonasera. Giovanni, 30 secondi per te. Pronto? 30 secondi posso per parlare? Te, Giovanni, vai, sei in diretta. Sì, ma se parlano in studio non mi danno la possibilità di parlare. Giovanni, sono allora, io che sto parlando. Buonasera innanzitutto. Sì, mi vorrei rivolgere al signor Fedele. Prego. Allora, la critica è giusta quando è positiva, è giusta, però l'offesa no. Lei come fa ad offendere ripetutamente il nostro allenatore, il signor Benitez? Grazie Giovanni per la sua domanda. Allora io Enrico. Non so se lei per offesa che cosa intende. Lei è delle mie parti e noi l'offesa sappiamo qual è. Se poi criticare con la mia esperienza un allenatore che ha più esperienza di me, ha vinto più di me, che però in Italia io il calcio lo conosco abbastanza bene, se non condividere alcuni concetti, se non condividere che Zuniga non può giocare alla destra, se non condividere che praticamente è stato acquistato Gulam o De Guzman e non giocano, se io non condivido il 4-2-3-1 ma il 4-3-3, è una mia idea, è un mio modo di vedere il calcio. Se questa è offesa per Benitez, che io stimo, apro e chiudo la parentesi, che dico solamente che un grande allenatore, è stato un grande allenatore fuori dall'Italia, lo dimostrasse in Italia dove il calcio è leggermente diverso. Io dove ce l'ho con Benitez, cari amici miei? Perché io se ero Benitez con 10, ecco il motivo della, quindi sei tu, se io fossi stato Benitez, sei tu la rovina, sei tu il promotore, se Benitez all'alto dal suo carisma, dall'alto del suo palmarès, 10 coppe, quando il presidente ha detto, Mazzarri mi diceva che io non volevo giocare lo scudetto, io voglio lo scudetto, ti porterò i giocatori e non glieli ha portati, quando mi risulta che c'è stato, diciamo, un poco di dissenso da parte dell'allenatore per non aver fatto confermare Reina, e quando mi si dice, e allora io devo andare avanti con quello che ho, io dall'alto della mia esperienza avrei detto, a me è capitato, amico mio, sono venuto dei dirigenti a dire, guarda, tu guadagni, tu rimani gli stessi soldi, perché non dici che facciamo la squadra per vincere, ma invece noi non la possiamo fare? Io dissi, falla tu, dilla tu, perché io non le dirò queste cose. Io avrei preferito che Benitez avesse detto, guarda, i miei giocatori, io non mi hanno dato i giocatori, oggi c'era un elenco di 4 centrocampisti che ha chiesto Benitez, Omisbaj, Mascherano, Gonalons, Leiva, e ce n'è un altro che adesso non mi ricordo, è Kramer, bravo, non è stato preso nessuno, certo. Io, e non sono Benitez, avrei, i miei giocatori erano quelli, non sono stati presi, vuol dire che noi dobbiamo fare il possibile per andare quanto più avanti è possibile. Forse lo fa capire ma non lo dice. No, lo deve dire. Ok. Vabbè, lui è Benitez, ne parleremo fra poco. Allora, cosa, hai una spilla? Per... Io no, chiederemo a Luigi Giordano. Luigi. Però adesso abbiamo. Adesso abbiamo una persona, un tifoso, perché noi dedichiamo tantissimo spazio ai nostri tifosi. Che sapeva, no? Che c'erano questi ospiti qui che avrebbero parlato delle 3-6 giornate di campionato. E quindi... Sapete che l'anno scorso anche Enrico faceva le sue pagelle e lui si cimenta anche lui a fare delle pagelle. Che si chiama questo tifoso? Rufi. E non è un cagnolino, è un. Come un non nome è un cagnolino? Dico, è un nome d'arte del tifoso, Rufi. È anche abbastanza. Rufi. Si chiama Rufi. Rufi. E lui è cliccati, nel senso che fa tanti video anche riferendosi a Benitez piuttosto che a De Laurentiis, sì, però posso dire per che noi è che è un frequentatore del mio del blog, tuo blog anche classico. Sì, ecco. Lui è veramente tifosissimo e ci va anche giù pesante, cioè nel senso che dice quello che pensa. Guardiamo le sue pagelle, poi le commentiamo. Amici di Fatta Calcio Show, ciao a tutti, questa sera analizzeremo il Napoli reparto per reparto, tenendo presente le 6 gare il campionato e le 2 gare del preliminare di Champions e le altre 2 gare di Europa League. Incominciamo con il reparto difensivo.
La difesa è uno dei nostri punti deboli, prendiamo troppi gol ingenui, la maggior parte delle volte perché non sappiamo mettere in fuori gioco l'avversario, basti pensare al gol col Torino. Rispetto alla difesa di Juventus e di Roma c'è vero e proprio abisso. Al momento boccio Albiol, mentre mi sento di promuovere Koulibaly. Centrocampo, altra nota dolente. Qui però ci sono delle attenuanti, non abbiamo gli uomini adatti al 4-2-3-1. Un centrocampista che voglio premiare è Gargano. Avrà piedi da 3, ma la grinta e l'impegno sono da 10 e non è facile giocare avendo sempre la curva contro. Gargano potrebbe diventare il nuovo leader, ciò che era Reina l'anno scorso. Attacco, l'unico reparto forse al pari di Juve e Roma. La Juve con Tevez resta superiore per me. Higuaín è ancora a secco in campionato, ha delle attenuanti, Benitez si cambia troppo spesso i tre dietro di lui. Promuovo Insigne, ha i mezzi per fare bene e viene troppo spesso criticato e fischiato ingiustamente, e poi è napoletano e va sostenuto. Boccio Michu, preparazione atletica imbarazzante, pare spaesato. Boccio anche Callejón, non mi è piaciuto il fatto che voleva andare via ad agosto per andare all'Atletico Madrid. Ora mi soffermo su Rafael Hamsik. Il primo deve migliorare nelle uscite e dal punto di vista caratteriale. Il portiere deve essere un vero leader in difesa. Hamsik ha una visione di gioco straordinaria. È una delle mezzale più forti, bravissimo negli inserimenti. Con Benitez però gioca a spalle alla porta, non rendendo la grande come dovrebbe. Viene molto penalizzato dal modulo di Benitez. Se dovessi scegliere tra Hamsik e Benitez, non ho dubbi, scelgo sempre Hamsik. Queste erano le mie analisi reparto per reparto. Abbraccio fortemente il mio amico Gianluca, saluto con un bacio Claudia e saluto con molto piacere una persona che stimo tantissimo, il direttore Enrico Fedele. Ciao a tutti, forza Napoli, sempre, ovunque e comunque. Ciao a tutti. Ecco Rufi. Enrico. A mio giudizio è una disamina perfetta. No, io una disamina che secondo me è interessante, poi è il fatto che dietro Higuaín vengano cambiati spesso e volentieri i tre, questo può essere un problema per Higuaín. Voglio capire soltanto se sì o no. In generale cambiare troppo senza una motivazione giusta è un problema comunque, perché di solito la squadra che se non altro vince le partite che va bene non si dovrebbe toccare. Però noi vediamo che gli esperimenti continuano e non è più il tempo degli esperimenti. Quindi questo può anche inficiare quello, non solo quello che è la dinamica della fase della transazione d'attacco, come si dice nel bar, ma anche in quella difensiva, perché anche la difesa gira e cambia ripetutamente. Luigi Giordano, il fatto di cambiare dietro è un elemento negativo alla luce dei fatti? Lui l'ha motivato con il turnover, che ha bisogno di portare tutti gli uomini in parità di condizioni fisica e di forma uniforme, perché diversi ragazzi non sono arrivati dal mondiale in condizioni fisiche decenti. E dice, se vogliamo arrivare soprattutto alla... Enrique, per esempio. Ma lo stesso Goulam, se vogliamo arrivare al mondiale, se vogliamo arrivare alla fine su tutte le competizioni, è chiaro che tutti i giocatori devono giocare. Sicuramente lui non è come Mazzari che punta su 14 e gli altri 7 li mette in, li chiude in cantina. Come Allegri, sono 7 giocatori che insomma, non è atipico sotto Enrique che non gioca, sta De Guzman che non gioca. Ho capito, perché probabilmente noi ci siamo chiesti perché hanno giocato Maggio e Britos a Bilbao. Li abbiamo visti poi Goulam in quali condizioni pietose. E perché Zuniga, scusami, non gioca il ritorno a Bilbao e poi gioca dopo 3 giorni? Può darsi che c'era una motivazione di mercato. Di mercato. Perché era il sostituto di Calegon e poi finalmente quale sostituto di Calegon? Innanzitutto naturale per Benitez di Calegon doveva essere Zuniga, te lo posso garantire. Di Calegon? Calegon, come? Sì. A giocare all'ala destra. Ah, hai capito? Ma questo chi lo dice, scusa? Ha detto Benitez, te lo dico io. Lo sa pure lui. Sì. Chiediglielo all'amico tuo. No, l'ha fatto giocare, no. Chiediglielo. L'ha fatto giocare l'anno scorso, l'ha provato per me. L'ha provato a Udine. Ma non si prova. Ma che c'è da provare Zuniga là? Ma una persona esperta come Benitez. Siamo a ottobre, cioè, siamo a stagione in corso. Io ho l'impressione che Benitez è venuto qua e ha detto, signore mio, momento, hanno voluto il caffè, lo faccio io, sto sulla nuvola, sul sacco, voi cambiate italiano. Quando poi anche si permette di dire che il campionato che Insigne ha giocato in B e che una cosa è la B è una cosa là, io questo non lo consento. Lo stimo come allenatore, però non ci deve pigliare. Non era diretta a Zema, era diretta non Insigne. Non ci deve pigliare in giro. Era diretta a Zema, no, Insigne. A tutti e due. Ma perché anche Mazzarri ha detto spesso e volentieri, ricordo benissimo, di Insigne che giocava in B. Ma lui conosce il campionato italiano però. Chi? Mazzarri. Sì. Che è diverso. Allora? Che è diverso. E quindi? Allora uno che conosce il campionato italiano può dire una fesseria. Sì. Ma lo conosce.
non uno che non conosce un campionato di Serie B. Ed è il campionato di Serie B. È anche un campionato dove hanno giocato gli Immobili, dove hanno giocato i Verratti, dove hanno giocato gli Insigni, certo, o sì, dove ha giocato il Babacar. Sì. Cioè, allora può darsi pure che non si conosce. E sono meglio di 7 squadre che stanno in Inghilterra. Avete ragione, dobbiamo andare in pubblicità. Prima però andiamo un attimo a salutare i nostri tifosi che sono lì di fronte, anche perché abbiamo ascoltato la sua domanda, ma non l'abbiamo presentato bene. Lui è Lino Gallo. Sì, salve. Eccolo, buonasera. Dottore commercialista, coniugato. Felicemente? Devo dire sì. Come c'è mia moglie dall'altro lato. Devo dire sì, c'è mia moglie dall'altro lato. Spento la TV. Ecco. Continuiamo, vediamo, vediamo. Dove guardi la partita? Allo stadio. Sì. Ecco, noi lunedì abbiamo lanciato quasi un sondaggio, cioè perché i napoletani non vanno più allo stadio. Tu comunque vai allo stadio? Sì, sinceramente quest'anno non ho l'abbonamento quest'anno, però sono da 20 anni allo stadio, quindi sempre abbonato. Senti, rito scaramantico, dici ti concentri, non hai riti scaramantici, assolutamente quindi ti concentri, no, sulla partita? Sì, sulla partita. Perfetto. E chi non salta? Mia moglie a questo punto. Okay. È troppo scontato. Hai portato le chiavi di casa. È quello, io la sto mettendo alla prova. Per vedere se mi sta guardando. Penso che avrà già cambiato anche la porta. Allora, Lino, ci vediamo subito dopo che sicuramente avrete tante domande. Diamo ancora spazio prima della pubblicità ai tifosi. Io vedrei in società il signor Federe, il signor Marino con allenatore Montella, questa gente napoletana, così si può vincere lo scudetto. Michele da Roma. Federe, cosa potrebbe fare? Marino direttore generale, Federe direttore sportivo. Non ho più le taglio per fare. Io quando ho fatto quello che comandavo io. Michele dice, quindi lei direttore generale, amministratore delegato, no. Presidente del Napoli, allora, Federe. Direttore generale. Mi fai finire di parlare. Allora, la figura che ho interpretato io e tanti altri molti anni fa, quello di essere il responsabile tecnico, di seguire la linea economica, ma di comprare e vendere i giocatori che io ritenevo opportuni, oggi non esiste più questa figura. È cambiato il calcio. Mi devo comprare una società io per poter stare. Ma dovrei comprarla, no? Scusi, direttore, con lei Marino e Montella in panchina si vincerebbe qualcosa? Con De Laurentiis no. Luca, buonasera, 30 secondi per te. Buonasera Claudio, buonasera Gianluca. Buonasera Luca. Ospiti. Prego. Ma io vorrei fare una piccola critica a Ruffi, una bellissima scheda, però cavolo, sei proprio severo, sono passate appena 6 giornate. Ti dico Ruffi, cioè abbiamo dei giocatori che hanno vissuto il mondiale, ci sono molte squadre che stanno cercando di capire come smaltire questo benedetto mondiale e tra 3 giornate ci sta la Roma, quindi io penso che l'Inter che arriverà sia un grande banco di prova e ne usciremo vittoriosi, ne sono convinto. Dopodiché, secondo me, il vento è in poppa per il Napoli. Vedo un catastrofismo attorno a me, attorno ai media napoletani, agli opinionisti, anche in studio, ma un po' di ottimismo. Che significa, Luca? Non ho capito, scusi. Che cosa significa per lei ottimismo? L'ottimismo significa che ci sono dei ragazzi, dei giovani che... Ho capito, ma per raggiungere quale obiettivo? Il terzo posto e per fare una bellissima figura in Europa. Purtroppo lei nemmeno ci sente il lunedì, perché noi abbiamo detto che il Napoli ha tutte le qualità per poter fare il terzo posto. Ma io non ho con lei la... No, per carità, ma siamo tutti da... No, anzi, le dirò che c'è qualcuno qua dentro che sta non di fronte a me, sulla mia sinistra, sono io, che è lui, che è convinto che il Napoli vuole ancora per lo scudetto. Ma no, qua non si parla di... Non stiamo volando. No, io voglio sapere che cosa si aspetta. Mancano 8 giorni. Io non mi aspetto. Ci sono tutte le carte in regola per poter arrivare a un terzo posto. Ah, siamo d'accordo. Allora io e lei siamo d'accordo. No, Luca, non dica ci fuga. Quindi l'ottimismo è... Grazie. Io rispondo con parole non mie, di persone molto più degne e importanti di me. Il nostro è il pessimismo della ragione, ma è l'ottimismo della volontà. Benissimo, mi sta bene come design. Ma non è mia, gliela giro. Grazie. Posso dire che l'ottimismo è il sale della vita, anche questo, visto che siamo in Roma. E il pepe fa divertire. Allora, grazie Luca, velocemente, lo prometto, poi pubblicità, Giuseppe Saginario, perdonate dalla regia, perché sbracciava. Per l'ottimismo stiamo a meno 5 dalla Roma. La Roma ha vinto tutte le partite tranne una. Noi abbiamo giocato male, abbiamo pareggiato e perso. Siamo a meno 5. Restano 99 punti a disposizione. Io credo ancora come Gifu, forse lo scudetto no, ma il secondo posto sì. No, allora Gifu è il re della statistica, legge il riproposto. Ma la statistica... Quindi quanto punti ha la Roma? La Roma ne ha 15. E noi? 10. 5 quindi punti significa meno, 10 che ha la metà dei punti più di noi.
se la statistica fosse... Ma siamo appena alla sesta di campionato. Perciò ti dico. Dai, le analizziamo dopo. Arrivo sì. subito, devo andare... chi ha incontrato? Ho il tassativo, devo andare in pubblicità. Arrivo subito anche perché analizzeremo le prossime partite. Quindi subito dopo la pubblicità fate come questo tifoso. Scriveteci, mandate i vostri videomessaggi, poi un 30 secondi e poi un minuto di pubblicità e poi qui di nuovo a Fantacalcio Show. Che penso del calcio Napoli quest'anno in particolare? Penso che sia stato tutto sbagliato, dalla campagna acquisti fino alla vendita dei giocatori, e riduco tutto a un solo pensiero, che dopo 3 anni riprendere Gargano per vendere Berami è come, diciamo, rivendersi, non so, una Ferrari per riprendersi una 126. Allora, io nel frattempo sto vedendo che ci stanno scrivendo in tanti sulla nostra pagina di Facebook, quindi colgo l'occasione per ricordarla. Fantacalcio Show, cliccate sul link mi piace e diventate nostri amici e lì potete commentare. Noi ovviamente prenderemo anche parte dei vostri messaggi, li metteremo in sovraimpressione, altri li andrò a leggere tra pochissimo, oppure chiamateci allo 081 630 999 per intervenire in diretta. Prima dell'indovinello settimanale, Corriere dello Sport, Italia Conte, vediamo, abbiamo riacceso la fiammella alla vigilia di Italia-Azerbaigian e di Malta-Italia, insomma l'entusiasmo attorno alla nazionale cresce nuovamente, quindi questo credo sia un dato confortante, anche le parole di Conte mi piacciono molto. Andiamo a come eravamo invece, perché adesso coinvolgiamo anche gli amici da casa, perché andiamo a vedere la foto di un personaggio che adesso tutti vedremo attraverso il televisore. In studio non suggerite, nel caso doveste indovinare di chi si tratta. Eccolo qui. Allora, questo personaggio, questo era un calciatore. Questo è un ex calciatore. Chi indovina tra quelli che chiamano, ovviamente avrà il regalo un gadget, un regalo offerto da Lama. Ecco, quindi chi indovina, oltre alla domanda, potrà anche cimentarsi nel nostro come eravamo con questo calciatore, anzi ex calciatore. Per qualcuno, qualcuno indovina, non lo dice. È un misto tra Benitez e Zinga. Pronto? No, cioè, nel frattempo non c'è ancora un amico. Voi avete indovinato di fronte lì i nostri stiamo tifosi. Consultando. Ci state consultando? Stiamo pensando. Ci stiamo consultando. Vabbè, quindi ancora non avete indovinato. Un piccolo indizio. In realtà neanche io, Gianluca. Ecco, ma Ilario Imparato voleva intervenire sull'aspetto legato all'ottimismo e al pessimismo. Poi magari sì, siamo andati un attimo avanti. No, io penso che c'è una differenza sostanziale. Più di pessimismo parlerei di malcontento. Il pessimismo concettualmente è una cosa dinamica che tu poi ti porti nel tempo. Io penso che si stia semplicemente, parlo della piazza, della tifoseria, ereditando un malcontento che viene poi tutto sommato da Bilbao, no? Da quella depressione che la squadra ha palesato nelle partite subito dopo in campo e che comunque adesso sta provando a scrollarsi di dosso, perché poi le ultime 3 vittorie, un calendario che ti porta in maniera favorevole verso San Siro, dove l'Inter ha i suoi problemi, poi c'è il Verona e poi c'è una sfida importante che non hai bisogno di preparare, perché poi lì gli stimoli li trovi, quindi è questa depressione, questo malcontento sempre post Bilbao che ti togli. Però il pessimismo no, il pessimismo credo che poi in questa piazza sia una parola, perdona, insomma anche abbastanza difficile da metabolizzare, perché bastano poche vittorie e poi la gente tende ad esaltarsi con la semplicità, insomma, disarmata. C'è una desolazione attorno alle partite. Per Paolo Marino ieri ha rimarcato proprio a Radio Marte, ha detto è gravissimo per me che il Napoli abbia 8.500 abbonati, l'Atalanta ne ha 10.500, non è mai successo che siano stati così pochi, credo che ci sia anche una politica dei prezzi sbagliata e questo Napoli, secondo lui, sempre secondo il Paolo Marino, non emoziona i tifosi perché ci sono tutti stranieri, secondo lui. Queste sono le motivazioni diciamo addotte da Pierpaolo Marino. È uscito dalla sacrestia Marino, perché di solito le sue dichiarazioni sono sempre molto clericali, questa volta mi sembra una dichiarazione extra sacrestia. È stato abbastanza Allora Tori, c'è Luigi che scrive, chiede di sapere, ti fa una domanda, dice perché De Laurentiis non sta apparendo più in TV, non sta facendo più se il nostro amico ricorda, anche in occasione di altre crisi anche tecniche De Laurentiis non ha mai preso posizione. Dice sta meditando di lasciare. No, non sta meditando di lasciare, non credo assolutamente che ci sia qualcuno che vuole prendere il Napoli, non sono neanche convinto che De Laurentiis darebbe via il Napoli. E così accadde anche con Mazzarri, quando la squadra ebbe dei momenti difficili De Laurentiis si fa da parte, lascia la parola alla squadra e al tecnico, ovviamente organizza qualcosa nel caso in cui
la situazione dovesse precipitare. Io mi auguro che non sia così, ma credo che poi quando il Napoli si riprenderà, e mi auguro come tutti che il Napoli si riprenda non oggi ma ieri, De Laurentiis poi dica la sua anche su questo periodo, certo, ovviamente visto con occhi diversi. Poi in autunno è storicamente silente, insomma, ottobre. No, ma lui ad ottobre, allora io vi posso dire questo, posso dare questo contributo. Lui ad ottobre va a Los Angeles, ma lo fa da anni, anche anni fa si diffusero voci strane. In realtà De Laurentiis va lì ad ottobre perché quello è il momento del mercato dei diritti cinematografici per la distribuzione. E venendo insomma da quella famiglia dove Dino De Laurentiis a Los Angeles è stato un personaggio importantissimo, ha segnato la storia del cinema, De Laurentiis è un distributore di film non solo in Europa ma anche in altri mercati come in Cina e via dicendo. Quello è il periodo in cui si assegnano i diritti per la distribuzione internazionale. De Laurentiis fa il suo lavoro esatto, di produttore cinematografico. Andiamo da Raffaele, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Prego, buonasera. 30 secondi. Faccio i miei saluti a tutto il parterre, saluto voi che state facendo un'ottima trasmissione questa sera. Grazie Raffaele. Faccio subito la mia domanda, così, e vorrei che avere il parere degli ospiti tutti quanti, perché è un'idea che ho in testa. Da un paio d'anni seguo il Napoli per lavoro e soprattutto a Di Maro, e ho anche avuto modo di vedere soprattutto gli allenamenti e il ritiro di Benitez. Quest'anno è stato un po' particolare visto i mondiali, ma anche quello dell'anno scorso, il primo anno, dove la cosa particolare che mi ha colpito è stata il poco allenamento, il carico sugli uomini, il carico fisico. Ho visto giocare molto al calcio, ho visto molto girare palloni, ho visto passaggi, partitelle, ma non ho visto un po' alla Zeman, la gente che si fa un po' il mazzo, perdonatemi il francesismo, che fa la differenza secondo me in campo dal punto di vista fisico come quelle del grazie Raffaele, è chiarissimo, risponderemo qui in studio. Beh, c'è qualcuno che insomma, Luigi Giordano non è d'accordo, questo Luigi, elemento no. Una cavolata che si è diffusa anche l'anno scorso, mi dispiace per il telespettatore perché anche qualche collega aveva sollevato qualche dubbio. Il signor Benitez è un docente laureato all'ISEF, quindi sa che cos'è la preparazione fisica. È vero, perché io a Di Maro ci sono stato, lui utilizza molto il pallone, le famose corse nei boschi che organizzava il signor Mazzarri non ci sono, non si lavora molto sul fondo, però mi sembra che tutte le squadre di Benitez abbiano chiuso poi i campionati in bellezza, l'ha fatto il Napoli e l'ha fatto anche il Valencia e il Liverpool, quindi il caro amico telespettatore non si deve preoccupare, perché ogni allenatore ha una propria metodologia di preparazione atletica. Ecco, Gaetano. Buongiorno, buonasera. Buongiorno. Di che c'è tutte queste luci, capito? Poi abbiamo parlato di ottimismo, più ottimismo di così. Gaetano, pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Da te è giorno oppure è notte? No, da me è sempre giorno. Sempre giorno. Bravo. Vai Gaetano, 30 secondi. Sono Gaetano, che chiamo signor Mercurio. Quindi per me, essendo stato un marittimo, quindi per me è sempre giorno, perché lavoro bello di giorno e lavoro di notte. Allora, la mia domanda è questa. Visto che è dall'inizio dell'anno, ne stiamo dicendo sul Napoli di cotte e di crude, Benitez, la squadra è debole. Allora, se ci fosse stato Mazzarri al posto di Benitez, con questa squadra avrebbe fatto meglio di Benitez o peggio? Uno. Due. La squadra che incarica l'allenatore dell'Inter Mazzarri è più forte del Napoli o è meno forte del Napoli? Allora, dopo, se mi date questa risposta, perché il mio pensiero voi lo conoscete. Gaetano, ti interrompiamo, fra mezz'ora, 20 minuti, mezz'ora parleremo esclusivamente di questo, quindi resta con noi perché insomma, abbiamo già in animo di parlare di questo. E risponderemo argomento anche alla domanda di Gaetano a questo allora, punto. Sondaggio, il primo sondaggio, brevissimo, allora dobbiamo fare un preambolo. Parleremo di Amsic e Gargano un po', perché devo dire che in questa sosta insomma, vengono fuori due profili particolari. Amsic, molto amato dalla folla, calciatore splendido, un campione secondo me, forse anche un fuoriclasse in embrione che non è mai sbocciato come fuoriclasse, molto amato dalla folla, che se la passa però non benissimo da un annetto, nel senso non riesce a essere più brillante come prima. Dall'altro lato Gargano, che è diventato un punto essenziale di questo Napoli e non è amato dai tifosi. Non è amato dai tifosi perché ci sono contestazioni, striscioni nei suoi confronti, sta cercando di risalire la china. E allora
tra poco col sondaggio parleremo di Gargano e di Hamsik. Lo facciamo adesso? Sì, direi di sì. Dai, andiamo subito al sondaggio, così poi il prossimo tifoso, che già è in linea che Marco, risponderà anche al sondaggio. Vediamo qual è il primo. Quindi su Gargano. Sì. Vediamo. Walter Gargano è diventato fondamentale nella mediana azzurra perché A. corre più degli altri, B. ha grinta e carattere, C. è un leader, D. che errore mandarlo via. Risponde prima Ilaria Imparato, poi Enrico Fetina. È un leader? Probabilmente ancora no, sicuramente uno che non le manda a dire, forse nel DNA l'animo del leader ce l'ha, ecco, la piazza non si è lasciato benissimo ultimamente, però una cosa che noi apprezziamo a detti ai lavori e credo anche buona parte della tifoseria, quell'animo che qualcuno poi ha detto questo Napoli avere di meno rispetto alle gestioni precedenti, però Gargano ha quell'anima, mette quell'anima che in determinati frangenti di alcune partite non tutti i calciatori sembrano palesare così esatto, sembrano palesare così bene. Questo, per carità di Dio, nulla a che vedere con la professionalità che tutti mettono e profondono in campo, però quell'anima, no? quando arrivò Mazzari mi ricordo la prima cosa che disse: bisogna dare un'anima a questa squadra. Gargano è uno di quelli che probabilmente ha ereditato questo concetto, in un momento poi in cui Mazzari ha mandato però scusami, al di là di chi lo ha mandato, ma non importa parlare o meno di Mazzari, non ci interessa, no. È il discorso che un giocatore che mette l'anima, la gente lo ha capito, e nel momento poi in cui vai a criticare la squadra dicendo che è depressa dopo Bilbao e si riprende male e vedi un Gargano così, è naturale che ti sembra quello lì che spicca di più, no? È quello lì che Gargano è un giocatore senz'altro di temperamento, Tony. Però non può essere, credo che questo sia oggettivo, costruire una squadra o definirlo leader intorno a Gargano. È un giocatore utile, che serve, che va utilizzato per quello che lui è, cioè un buon mediano di rottura. Quindi per te non è un leader, però. Ma non può essere leader, anche perché il leader deve avere delle caratteristiche anche, come possiamo dire, esterne, di qualità anche. Il Napoli non ha un leader. Il Napoli non ha un leader. Il Napoli il leader l'aveva, che era un signore che dirigeva buona parte del Napoli, la difesa, si faceva sentire, aveva un grande passato, anche un grande presente, che Reina, ma Reina non c'è più. Sono tra quelli che hanno anche scherzato, credo anche per la sua radio, che mi sono fatto promotore di una colletta per farlo restare a Napoli. Ma purtroppo non è stato così, Reina non c'è più, e quindi voglio dire, il problema oggi è che il Napoli ha una struttura tale attraverso la quale c'è bisogno certamente di un leader, ma c'è bisogno soprattutto di una coesione generale di squadra, c'è bisogno, ecco, che tutti si sentano leader, che venga fuori una forza interna a questo Napoli, che non si vede, che non si manifesta. Un po' è dovuto anche magari ai giocatori che non hanno queste caratteristiche, ma anche all'allenatore che probabilmente non riesce a trasmettere quella determinazione, quello spirito combattivo che vediamo in altri allenatori, ma è un fatto di cultura, perché lui viene da un mondo diverso. E non funziona così, e invece noi viviamo in un mondo dove vediamo che un allenatore come Conte viene portato in nazionale, addirittura te la cambia in due partite. Però consentimi, la Juve mi sembra che senza Conte, con gli stessi giocatori e un altro allenatore, la grinta ce l'ha lo stesso. È perché il signor Allegri perché non le cara- è meno. Ma non è vero, perché sono le caratteristiche. Lo dici tu. No, e lo dici tu, perché sono le caratteristiche. Ti dico che è vero. Compriamo gli Chiellini, i Vidali in mezzo al campo, vediamo comprare? Se non abbiamo la grinta. Ma tu hai preso, e chi li Napoli deve ha preso? E li devi mirare la società. È l'allenatore, perché non metti piede a te? Allora, quando si chiama Benitez, per me, io sono d'accordo, per me si doveva dimettere. Doveva la motivazione, secondo me, allora, perché lui si sentiva responsabile nei confronti di Higuaín, di Calderón, che qui c'era un progetto vincente. Allora tu dovresti mettere, non se la sentiva di dire ho sbagliato, mi ha ingannato il presidente, e sotto dire però ti dovevi dimettere, perché allora Chiellini, io già gliel'ho detto, se allora Chiellini, lui che non è, scusa, che Chiellini non è assolutamente per la buona pace del nostro amico, Chiellini non è assolutamente il leader della Juve, il leader della Juve ti parlo di giocatori di carattere, il leader della Juve di carattere è Pirlo, è Tevez, stiamo parlando di giocatori di carattere, perché Allegri è andato via Conte, se fanno una squadra con questi giocatori, magari più qualcuno della Roma e qualcuno del Real Madrid, stai sicuro che se ci sediamo e te in panchina non arriviamo al primo posto, ma secondo ci arriviamo. Ma appunto sono sempre i giocatori che vanno in campo, non è l'allenatore che dà la grinda. Per me è una pacchianata sta cosa. Enrico, no, assolutamente no. Assolutamente no. Tu forse non conosci i giocatori. Allora, questi giocatori del Napoli non hanno la cattiveria. Non hanno la cattiveria. Ho capito. E lo deve dare la cattiveria sportiva, intendo dire. Ho capito. Ma il leader non l'ha mai avuta, non l'ha nemmeno con Mazzari. Ma tu cattiveria che intendi? Uno che dà un cazzotto a un altro. No, ti parlo. La cattiveria è uno che non molla. Ti parlo di Hiller, che anche con Mazzari. Ma Hiller è in un posto non suo.
Iller gioca a due, ma è l'unico giocatore. Iller oggi, lo hai detto tu la volta scorsa, gioca a due, che è dalla Lega, sta famosa cosa. Se valgono, valgono. Se, va. No, perciò è il miglior centrocampista italiano. Hai capito il discorso? Allora, ma qui stiamo anche svalutando. Allora, ma qui in maniera, scusa, qui in una maniera superficiale e senza nessun senso logico, stiamo svalutando la rosa di questa squadra. Allora. Sembra che qui si sta allenando il Chievo Verona. No, non so, una sto dicendo, più secondo come dice lui, ma è una il Napoli quest'anno è più debole di là. Di intendere e di capire, purtroppo non ci sono dei limiti. Si è indebolito. Allora, l'unica cosa, andiamo d'accordo. E parlo con sto signore qua. No, il Napoli non si è indebolito. Ah. Il Napoli non si è indebolito. Il Napoli aveva quest'anno palesato degli obiettivi per cui era richiesto uno sforzo in più. Quando questa cosa è venuta a cadere in una buona parte sua, ovvero insomma l'eliminazione di Bilbao, è naturale che va in una sorta di depressione, per cui anche giocatori di una qualità eccellente come Higuain, come Hamsik, faccio dei nomi però adesso così a caso, sembrano involuti. Il discorso è quello, cioè, ma io credo che si stia semplicemente riprendendo. Poi insomma siamo al 9 di ottobre, stiamo parlando di una squadra che fino a qualche tempo fa le gran casse definivano la squadra che c'aveva 13 nazionali. Quindi, cioè, ma di che stiamo parlando? Ma io lo dicevo prima, mica sta allenando, è una depressione che bisogna lasciarsi dietro, anche perché ripeto, insomma, ci sono dei calciatori che se domani mattina andiamo a mettere sul mercato, abbiamo la fila qui fuori che li vengono alcuni, a prendere. Vabbè, parlo di quelli là con un profilo e una caratura superiore. Ma se devo fare nomi, ma li conosciamo. No, quelli no, no, puoi fare pure tutti i nomi. Sono Caglioni, ma no, puoi fare tutti i nomi. Però da dietro, quando tu hai un De Guzman, hai perso Zemail, hai perso Pandev. Vabbè, parlo solo due, il portiere non ne parliamo più. Ha preso Michu ed è Guzman. Vabbè, sono 7 mesi. De Guzman, che uno ne fa e 4 non gioca. Vabbè, Enrico è scomparso. E questo per esempio... Allora dico, come fai a dire che è una squadra più forte? Io mi sto battendo con lui. Dicendo, guarda, sta squadra. E non è che è scomparso, è che nelle priorità di Benitez Enrique deve fare il generale, e non deve giocare quello, quello è stato quello che ha tolto. Che sa. Scusa, Enrique è quello che ha tolto parecchie castagne. Sì, ha giocato sulla destra quest'anno. Io notizie in merito non ne ho. Vi posso solo dire che ha cambiato casa da Posillipo si trasferì a Castelvolturno. Secondo non so me se il mondiale quest'anno in agenda dovrà giocare centrale. Dai, andiamo avanti. È davvero strano. Ma anche con Marco sta al telefono. Marco! Vai, Marco, buonasera, è caduto? No. No, sono io. Eccoci, scusaci per l'attesa. Allora, abbiamo due cose da farti fare, quindi un po' di lavoretti per te. Innanzitutto l'indovinello e poi il sondaggio. Da che partiamo? Partiamo dal sondaggio, viva su Gargano, vai. Walter Gargano quindi è diventato fondamentale nella mediana azzurra perché, secondo te? Hai visto prima il sondaggio, no? Magari la regia lo ripropone, corre più degli altri, ha grinta e carattere, un leader, che errore mandarlo via. Secondo te, Marco? Non c'è più? Marco, dovresti ascoltare attraverso il telefono, non attraverso il televisore. Che forse c'è qualche problema di tempistica. Sta cercando la Ebbide che non c'è, che si ferma a dire. Ma c'è? Andiamo dai tifosi qui in studio allora, dai, nel frattempo. Su questo aspetto, su Gargano e Amsico, che tutti entrambi hanno sposato, sono gli unici che hanno sposato Castelvolturno, cioè loro vivono là, hanno sempre vissuto là, sono ormai di famiglia. Ieri abbiamo sentito il sindaco Amsic, riceverà tra pochissimo la cittadinanza onoraria di Castelvolturno, quindi è ormai radicato nel territorio questo calciatore, che purtroppo non riesce a sbocciare come fuoriclasse, ma per me, ripeto, lo è. Io quando faccio la formazione, mi sembra che anche Fedele lo diceva fino a qualche tempo fa, prima Amsic e poi gli altri per 10. Me infatti ho sempre detto Amsic più 10. Infatti Real Madrid, il Manchester United, il Bayern Monaco lo vogliono tutti ad Amsic. Ma prima che ci fosse questa fase di involuzione, però è innegabile che ci sono stati dei sondaggi, un giocatore che piaceva tantissimo a Chelsea, addirittura qualcuno, esatto, ed è forse probabilmente prima di quest'anno era l'unico che avesse questo mercato, e non ci dimentichiamo che ma addirittura c'erano i media inglesi che parlavano nel momento, è naturale, oggi è facile parlare di Amsic involuto, ma nel momento migliore dell'Amsic che abbiamo conosciuto qualcuno pensava addirittura di fargli fare il vice a Lampard quando Lampard avrebbe smesso al Chelsea. Quindi adesso dire che Amsic è un brocco... Diamogli il pallone d'oro a questo leader. Ma io mi auguro che lo possa prendere allora, a Napoli o altrove, ma allora è innegabile che sia un signor Benitez, giocatore. Il ritiro a Di Marco ha detto da quest'anno mi aspetto che Amsic sia il leader del Napoli. Ma ce l'aspettiamo tutti. Facemmo la domanda il giorno dopo a Marek.
lui subito con la testa abbassata: io non voglio essere il leader deve essere tutta la squadra. Un ragazzo dolcissimo, caratterialmente non sarà così, ma tecnicamente è un giocatore che non ti può discutere. No, chi dice che tecnicamente è scarso? Come funziona? Ma tu dici che una squadra è un allenatore va da Hamsik e lo deve motivare. Caro Hamsik, tutto bene, vai e gioca, il campo è tuo. Ma che stiamo dicendo? Ma infatti non gli dà una posizione fissa. Ci ricordo che Antonioni non aveva un gran carattere, ma era una delizia Antonioni. Ma gli dice gioca dove vuoi, spiegare perché nell'anno e mezzo di Benitez non riesce a perché è un problema della posizione. Non si discute, però. Ma che stiamo aspettando? No, lui non gli dice. Di 100 persone su 101. Vabbè, allora Benitez è uno che non capisce niente di calcio. Non ho capito. Ma perché Benitez è quello che ci deve dire quello che dobbiamo fare. Lui è infallibile? No, non è infallibile. L'infallibilità era del Papa. Il nuovo Papa ha anche detto che non è più del Papa l'infallibilità. L'anno prossimo andrà via Benitez. Può darsi che fa 12 gol. Posso andare nei miei tifosi? Come li ha sempre fatto. Ah, io la miglior partita del Napoli l'ho vista l'anno scorso senza Hamsik in campo. Bravo. È evidente che piace a me. Però Hamsik è Calleon, Mertens dietro la punta e Insigne. Io mi ricordo un Napoli Inter, un Napoli Sampdoria. Quindi 45 gol. Sì. Ho visto Napoli Inter 4. Ne ha pigliate 39. Giusto personale. Posso sapere cosa pensano i miei tifosi che sono in studio? Possiamo saperlo. Giuseppe Saginario. Per il sondaggio su Gargano. Per Gargano io direi a carattere e a grinta. Da qui, Hamsik è un grandissimo giocatore, per quanto mi riguarda forse il secondo giocatore più forte che ha la squadra del Napoli, però non ha né carattere né grinta. E una squadra del genere, secondo me, mi abbraccio sempre a quello che dice Enrico Fedele, manca solo il carattere. Stiamo avendo un po' di sfortuna, ogni tiro è gol. Higuain nell'ultima partita in casa, 3 tiri, 2 stinchi di un calciatore e una parata. Quindi veramente è diventata una beffa quest'anno. Passerà, come diceva Edoardo, a da passare nuttate. Giuseppe Saginario, che è volto ormai molto noto, non solo dell'emittente ma comunque televisivo, perché è nostro sponsor, quindi già lo conosciamo. Però leggevo su una tua scheda che ha la passione per il bonsai. Sì, nel senso che curo bonsai e cerco di acquistare piante e farle diventare bonsai. Ma pensavo tagliassi le foglie come i giapponesi. No, quello è una, sì, quello si fa 2 volte all'anno come cura, però... Lo fai? Sì, lo faccio. È un modo per rilassare un po' il cervello che purtroppo lavora sempre. Verde. Esatto. Codice verde hai. Esatto. Voglio passare ad un altro Giuseppe, che è quello accanto a te. Giuseppe D'Amelio, 39 anni, adesso lo inquadriamo, eccolo. Dottore commercialista, stato sentimentale, ufficialmente fidanzato, sì. Con una passione... che per ieri scafi. Sì. In che senso? Io adoro i mezzi veloci. Ma i modellini o quelli veri? No, i veri. Ah, i veri. Che poi anche poi di conseguenza anche tipo i modelli. Dalle isole. No, non ho capito. Vai e vieni dalle isole per. Anche sì, posso fargli per una domanda. Pur di navigare, sì. Quanti scafi ci sono nel golfo? Nel golfo gli scafi sono pochissimi, sono soprattutto catamarani. Ce n'è uno. Bravo, e qualcun altro in cantiere è un prossimo. Esperto, dai, è un esperto. Canale di Procida del suo Eden, insomma. No, però è vero, perché si confondono i mezzi veloci. Sì, vengono chiamati tutti gli scafi, ma lo scafo vero che plana è quello che plana sull'acqua. Beh, è più veloce rispetto a un'altra cosa. Il mattino, scusa, prima di tornare a Giuseppe, Gargano si riprende il Napoli qui a casa mia contro l'Inter per fare bene. Sul mattino.it è un Gargano che vuole assolutamente risalire la china e farsi amare dai tifosi. Ma non tutti, ripetiamo, lo amano. Ci sono contestazioni anche furiose al San Paolo nei suoi confronti. Giuseppe, prima di parlare un attimo... Non essere sempre precisi, Cosa? Non tutti scagli la prima pietra chi non ha peccato, voglio dire. Gargano in questo momento... Cioè tu dici perdoniamolo, Perdoniamolo, è utile alla squadra. È l'unico che nel complotto dei calciatori, inizio partita, è l'unico che parla. Ci ha provato domenica Hiller, ma secondo me Gargano è l'unico che riesce a fare una cosa del genere, a legare il gruppo. Passo un'altra volta a Giuseppe D'Amelio. Hamsik non ha grinta, secondo me l'hai peccato. No, non ha grinta. Non ha grinta, no, si può dire di tutto di Hamsik, no. Ma la grinta è un'altra cosa. La mancata voglia di un calciatore, Hamsik, no, assolutamente non posso. Giuseppe D'Amelio, prima di parlare un attimo di Gargano, leggevo che Rito Scaramantico è farsi la barba. Sì. Ma solo quando gioca al Napoli. Sì, la barba. Quindi devo spero nelle coppe per farla 2 volte a settimana. Vai la tua domanda oppure lascia la tua considerazione, magari su Allora, per me Gargano è tutto grinta e carattere, soprattutto è quello. Si Ma vede... è il miglior centrocampista che ha oggi il Napoli? No. Chi è il miglior centrocampista che ha oggi il Napoli? Resta Hiller al momento.
L'anno scorso che sciabolate gli hai dato la calamità. Hai una domanda, Giuseppe? Io volevo focalizzare un attimino l'attenzione sulle cessioni di Pandev e Zemain. Allora, se hanno inciso in questo inizio campionato sull'andamento negativo di questa squadra, ecco. Rispondiamo alla tua domanda subito dopo la pubblicità. Benissimo. Vado in pubblicità, abbiamo un altro tifoso con una piccolissima clip. Fate come lui, scriveteci e mandate i vostri video messaggi. A tra poco, pubblicità. È alla televisione? Allora, no, io volevo dire una cosa a Higuain. Allora, Higuain secondo me è bravissimo, però deve essere assistito, perché riqualificare come al Real Madrid, perché se non lo assistono come al Real Madrid, non ce la fa Higuain. Va bene così. Siamo in studio, eccoci ritornati. Allora, diamo subito le nostre coordinate di nuovo: 081-630-999, il nostro numero di telefono per intervenire in diretta. E poi la nostra pagina di Facebook è Fantacalcio Show. Io ho già messo il primo sondaggio che è su Gargano, quindi rispondete anche attraverso Facebook e io leggerò i vostri messaggi. Ma prima di andare in pubblicità, vi abbiamo lasciato ad una domanda di Giuseppe. Giuseppe, ricordami, era sulle partenze di? Cessioni di Pandev e Zemaili. Sì. Allora, chi mi risponde? Io credo che Pandev e Zemaili hanno costituito e potevano costituire quest'anno degli elementi di continuità, anche perché il signor Padre, l'altra cosa, con tutte le guai e disgrazie, tu che sei stato, se mai ha fatto 5 secondi l'anno scorso, sì. Che per quello che è stato utilizzato non è assolutamente gol, poco. Detto questo, io avrei pensato di sostituire i due, se fossero venuti due giocatori devono senz'altro fare la differenza rispetto agli altri. Ma fino ad oggi mi pare che le cose non stiano così. Ecco, scusate, Pandev gravava anche un ingaggio abbastanza importante. Gianluca, dove vai? A beve lui. Nei criteri di valutazione, processione, c'era. Andiamo anche al telefono. Si sono portati Ciro, buonasera. Ciro. Pronto. Ciao, buonasera, benvenuto. Buonasera. Prego, 30 secondi per te. Vorrei fare una domanda a Enrico Fedele, se è possibile. Prego, sì, prego. Ciro, quelli che fanno le domande a te hanno tutti un tono sostenuto. L'inquisizione. Come mai? Senta. Prego, prego. Buonasera. Ciao, Enrico. Ciao. Prego. Ciao, Ciro, vai. Ciao, volevo dirti una cosa. Ma perché sei così acido contro il Napoli e Benitez? Grazie per essere intervenuto, sì, e per la tua domanda. Possiamo essere cattivi. Sbagliano tutti l'accento. Ma lui non ce l'ha con Benitez. Ce l'ha con Benitez, come dicevo, a Napoli, sempre questo accento. Poi prendere la linea è semplicissimo, perché arrivano tante telefonate. È bellissimo che uno, diciamo, prenda il suo tempo, quei 30 secondi, e fare la domanda a Enrico sul tuo modo di vedere, capito, il Napoli. Ma innanzitutto saluto Cile, ci accomuna una passione per la festa dei Gigi, perché è di Barra. Ah. Noi la facciamo da Barra. Perché da Nola a Barra, certo. Anche la festa dei Gigi di Barra è una festa. Nola è da A e Barra è da B, a ditta dei barresi. Ma B perché comincia la Bar, comincia con la B. Non farmi arrabbiare, perché noi siamo... Nola è da N e Barra è da B, siamo siamo. Non possiamo screditare la festa di Barra. Assolutamente no, ma Nola è un'altra cosa. Non mi fa arrabbiare sulla pelle G. No, ho capito, ma lei sta facendo proprio questo. Diciamo, Nola è da N e Barra è da B. Allora, ascolta, la festa di G, Nola è stata inserita dall'UNESCO come patrimonio della festa di G. Certo. Barra, grandi amici miei, grandissimi competenti di Gigi, ma sanno pure loro che nasce prima Nola. Ok. Chiaro? Però è una grande festa. Adesso cosa voglio dire a Ciro. Ma io non ce l'ho con Benitez, ma la gente ride. Io ce l'ho su alcune dichiarazioni e soprattutto, a mio giudizio, sulla correità. Io ripeto, correità. Se io sto a Canale 21 e mi siedo qua e viene il mio produttore Alfonso Torino e mi dice: senta Fedele, lei qua quella che è, però lei deve dire queste cose. Io, Enrico Fedele, dico: Alfonso è a Torino, caro Torino, pigliati le persone e fagli dire quello che vuoi tu. È stato lì. Oh no, questo avrei preferito da Benito. Sei d'accordo lui con distinto? Ti ho detto di sì, però ti ho dato anche la motivazione perché forse non l'ha fatto. E perché? Perché si è sentito responsabile nei confronti della... E allora lo poteva dire.
non deve, quando si arriva a un'età con un curriculum non bisogna avere paura di dire le cose. Giovanni. Giovanni, vediamo se hai paura di dire la sua domanda in 30 secondi. Sicuramente no. Giovanni. Sì. Eccoci. 30 secondi per te, vai. Vai Giovanni, va. Buonasera. Buonasera. Ciao. Senti, no, era una domanda che mi ha preceduto il tifoso di prima. Ah, volevo sapere allora, perché signor Fedele Castiglia. Allora faccio una cosa, allora ti ho risposto. Faccia una cosa, guardi un attimo questo calciatore. Giovanni, guardi questo calciatore. Lei secondo lei chi è? Quanto è un calciatore che giocava una ventina anni fa. Ascolto la radio, vado sempre a Roma, ascolto Radio 6 e ho sentito anche il signor Fedele l'anno scorso. Che l'hanno no, chiamato, mi devi no? dire questo, però. Ha parlato dei suoi colleghi, che sono tutti stati Antone, e lui è l'unico che capisce di calcio. Vorrei sapere perché di calcio, no di calce. Calcio. E che dico, non venga avvelenato. Cosa? Giovanni. Dice che sono avvelenato. Vabbè, abbiamo capito. No, va bene, Giovanni, grazie per essere intervenuto. Però nessuno vuole nominare il personaggio chi è. Voi lo sapete, voi tifosi. Un attimo. Arrivo però c'è, quando c'è lui, purtroppo si ferma lo studio. Il critico misterioso. Buonasera a tutti. Buonasera critico. Cortesemente vi inquadrate la persona più permalosa del parterre? Adesso è un po' difficile, il regista non so se riesce a indovinare chi è stato. Vediamo. Permalosa è una brutta cosa però, Il regista ha scelto il allora mi candido io perché Fedele è troppo al centro del bersaglio. Faccio io, sono permaloso. Scusi, critico. Perché allora, sennò il dottore Chiavarone ha indovinato. Il signor Chiavarone ha indovinato. Eri tu. Allora, dottor Chiavarone. Ah, sono permaloso. Vabbè. Allora, mi aspetto da lei che negli ultimi 10 anni è stato il portabandiera, il patriarca quasi del classico. Non dimentichiamoci che 10 anni fa non c'erano nemmeno i palloni. Bla bla bla. Mi aspetto che lei e tutti i suoi seguaci da oggi assieme a questo ricordiate che in 88 anni di storia mai era capitato, e questo è il dato più drammatico che sta passando in secondo piano, dicevo mai era capitato che in 3 partite giocate al San Paolo ci siano stati complessivamente 56.000 spettatori, nemmeno 20.000 di media. Quindi da oggi, oltre alla solita litania, diciamo anche che questa è l'unica società della storia capace di allontanare il caloroso pubblico d'Italia, il più caloroso pubblico d'Italia, dalla squadra. Buonasera. Posso rispondere al maleducato opinionista, non so come si chiama, sì, il dedico. Non lo sappiamo neanche perché se noi. Io sono permaloso, lui è maleducato, detto, è chiusa la parentesi. Allora io non porto niente, tutto al più la posso portare al bar, offrire un caffè e spiegargli che io non ho seguaci ma probabilmente amici, e forse in questa cerchia lei non c'è, ma è un problema suo, non è un problema mio. Io ho sempre fatto un mestiere attraverso il quale mi hanno spiegato che si può dire il bene e si può dire il male a giusta ragione, non abbiamo mai incensato nessuno. E le voglio ricordare, caro amico scostumato, che il giornale dove io ho lavorato e che mi appartiene è stato messo fuori dal presidente del Napoli per un intero ritiro perché esercitava il proprio ruolo, criticava. Prima la risposta alla domanda però sulla... Ma che gli devo rispondere? No, dico mica sull'allontanamento dai tifosi. Ma mica sto qua a farmi fare. Ma ti prego, ma già ho detto... Gianluca, ho già detto troppo. Okay, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa su questo tema dell'allontanamento dei tifosi c'è stato... dallo stadio? Sì, ci sono i tifosi lì. No, cioè, c'è una causa. Posso dirla io, però se l'andiamo ad esaminare le ultime 3 partite, sì, ma non si può dire questa è l'unica società che non ha portato la gente allo stadio, che fa neanche 20.000 di media. Qui, voglio dire, ci sono state partite di Serie C o partite... anche magari più importanti della Serie C, dove la gente veramente era chiusa fuori con i cancelli, gente che ha fatto le nottate per prendere il biglietto, qualcuno che ha preso anche qualche schiaffo nella fila per comprare il biglietto. Non è più quel tempo, ma però. Ci sono state allora l'ho non detto è prima, non è vero che non è più quel tempo, semplicemente guarda, poi ti faccio vedere che se Napoli inanella quel filotto di cui parlava Benitez, al di là dei rafeliani, come si chiamano, Mazzarriani e compagnia bella, al di là di questi, se Napoli inanella quei 5 successi, quei 6, perché poi viene anche la Roma, ti faccio vedere quanta gente comincia ad andare al San Paolo.
credimi, la gente, lo diciamo prima, si sta provando a togliere di dosso quel malcontento, quel malumore che insomma ha ereditato dopo Bilbao. Ma questa è una piazza che si infiamma facilmente, una piazza che magari si sente un po' come quel marito cornuto innamorato, ma alla fine è sempre innamorato della propria città, della propria squadra, ha un senso di appartenenza e di un'identità forte. Ma comunque ti faccio vedere, è un non tema, perché il tifoso è così, se non fosse così non sarebbe tifoso. Se le cose vanno bene, il tifoso è più entusiasta degli entusiasti. Se le cose, ma non a Napoli in generale, se le cose vanno male è chiaro che il tifoso rivede le proprie posizioni. Certo. Ma mi sembra veramente nel suo diritto, discutere tra l'altro il senso degli angeli. Giuseppe Fattinario? Volevo fare una domanda a Ilario. Allora mi spieghi, Ilario, perché ogni volta che il Napoli vinceva fino all'anno scorso veniva cantata sugli spalti Usurdato innamorato. Noi avevamo lo sfizio di metterci con la sciarpa bella a farla vedere a tutto il pubblico e cantavamo la canzone napoletano. Ci hanno proposto le cheerleader, ci hanno proposto la nuova canzone del Sudato Innamorato, come ha fatto De Laurentiis, che l'ha rivista. Diciamo che lo possiamo dire, no? L'applauso di prima che abbiamo fatto non era assolutamente contro Toni Avarone o a favore magari del misterioso, ma perché, e non so chi fosse questa persona, noi lo viviamo allora, dallo per stadio. Per quanto mi riguarda, a me fa piacere, mi diverto a fare le trasmissioni televisive, però purché tutto questo avvenga nei limiti di una correttezza reciproca. Certo. Allora, permaloso non è una bella parola, questo signore mi fa la cortesia che dalla prossima volta in poi posso anche restare a casa, non c'è problema. Si rivolge ad altri, perché io non ho proprio nessuna intenzione più di rispondere a questa persona. Perfetto. Posso rispondere un attimo alla domanda di Giuseppe? Sì, ovviamente il critico misterioso, voglio dire che noi non lo conosciamo, una persona perfetto, che naturalmente interviene. Conosci, quindi se lui allora evita, chiediamo al bene, critico misterioso di non fare più domande al signor Toni perché non è manco la prima volta. Che è il nostro giornalista che è qui. Da sempre ci segue nei nostri progetti e siamo ben... No, ma le può fare, ma facesse... La persona che sa quello che dice, anzi, perché dice delle fregnacce. Nel mio lavoro noi abbiamo sostenuto e abbiamo criticato quando era il caso di farlo. Okay. E ci sono le prove, non è che queste cose me le sto inventando io. Allora, dileggiare un'esperienza professionale e lavorativa per il gusto di farlo non ha nessun senso. Mi può continuare a chiamare Permaloso, ma su quel punto di vista, sulla professionalità mia e del giornale nel quale ho lavorato io non accetto assolutamente che si faccia un discorso del genere. Rapidamente. Il discorso è che purtroppo dopo tantissime aspettative il tifoso, così come anche alcuni calciatori, si sono visti scaraventati giù dalla giostra al primo giro, perché quando vai fuori nella partita dell'anno che doveva semplicemente capitalizzare l'annata precedente, scusami, come quella di Bilbao, ma non puoi dire, ma non puoi lo scudetto sì, senza ma non puoi, allora scusami, e doveva essere fatto un mercato puoi, a prescindere dalla può, qualificazione scusami, in Champions, scusami per il, la gente vuole non il si può dire no si diceva no scusami Ilario, la gente vuole scusami, lottare per il campionato scusami Luigi ed è delusa ti faccio vedere che se vinci altre tre partite ribadisco la gente la devi chiudere fuori sì, ma dico, tanto non lo vince il campionato ma non lo so se lo vince o meno non sta a me dire figurati io quello che ti posso dire non è vero è inesatto è la verità posso concludere è un'inesattezza dire come ho sentito poco fa che questa è una società che ha creato se ho capito bene un record storico negativo secondo cui la gente è stata allontanata dall'Italia a causa di questo non movimento sul mercato. A metà agosto quest'anno. C'è gente che veramente si è strappata i capelli per trovare il biglietto Napoli-Paris Saint-Germain un amichevole. Ma non scherziamo, sì, ma non scherziamo. Vado da... Poi se la gente si è disaffezionata subito dopo Bilbao, Enrico, io dico più il mercato. Peccato originale. Ah. La gente si sente tradita da promesse fatte. Esatto. E non ma questo è il motivo. Ma questo è un dibattito che va in onda da 60 anni. Su, oggi ma sono d'accordo cioè, se la squadra non va partite, bene, la gente non, non va. Avrai 50 ma ne avrai 40. Ma di che parliamo? Se la squadra non va bene. Sì, ma ci sono strana, stati anche programmi, errori di comunicazione. C'è stato un difetto di comunicazione. Gravissimi. C'è stato il difetto di comunicazione, la squadra che va male. Scusate, detto tra noi, e Toni è buon testimone. Toni, ma anche quando il Napoli lottava per la Serie B, non c'è, la gente ci andava. No, però il Napoli lottava per la promozione in Serie B, no, che era per, un traguardo. No, per la gente la retrocessione. No, no, no. Quando stava alla fine, quando c'era Palanca, io ricordo, era pieno lo stadio. Ma no, vabbè, ma lì quando era... Ma tu devi contestualizzare. Anni 80, noi c'è non vedevamo una partita. È cambiato il tifoso proprio. No, è cambiato il sistema. Noi la partita del Napoli o andavamo allo stadio o non la vedevamo proprio. Tutto al più poteva essere sorteggiato il secondo tempo di quella partita e si vedeva il pomeriggio alla RAI. Per andare a vedere la partita del Napoli non c'è niente da fare, dovevi andare allo stadio. Oggi tu hai tanti mezzi e tanti sistemi
per non andare allo stadio e vederti la partita. Certo. Piuttosto sarebbe interessante vedere i dati di ascolto di Sky e di Mediaset per quanto riguarda il Napoli, se sono crollati così, certo, come il pubblico oppure certo, no. Spero. Certo. Allora, intanto i nostri dati audience aumentano sempre. Meno male. Ecco. Andiamo al telefono? Andiamo, no, prima di andare al telefono, un attimo dai tifosi e voglio salutare Marcello, che non l'abbiamo ancora presentato. Buonasera. Marcello Ricciardi, 40 anni, avvocato, ha la passione per la cucina, il suo giocatore preferito è Cavani. Rito scaramantico, mangiare taraldi caldi e birra, sì, sempre? All'inizio della partita, proprio diciamo come aperitivo per uno spettacolo che si vorrebbe, ammazza, diciamo, agevolasse la digestione, taraldi, spesso la blocca. Deve essere un piacere. Purtroppo. Chi non salta? In questo momento dico è De Laurentiis, ecco, ma io non mi vorrei associare al coro dei detrattori a prescindere. Io dico soltanto una cosa, purtroppo il tifoso napoletano è molto passionale, è di cuore e diciamo ama gli eccessi, difficilmente riesce ad astrarsi rispetto a questa sorta di diciamo di rappresentazione manichea della realtà, no? Nero o bianco, buono o cattivo. Quindi è facile passare da un eccesso all'altro. Chiaramente questo si riflette anche sulla questione di Hamsik e Gargano. Cioè Hamsik viene amato a prescindere perché è una bandiera e il tifoso napoletano ha disperatamente bisogno di bandiere. Perché le bandiere ce le hanno tolte praticamente tutti quanti, anno per anno, stagione per stagione. Cioè non c'è più un giocatore che riesce a durare, non dico un'intera carriera, ma almeno un lustro. Cioè c'è una rotazione eccessiva. I migliori ci vengono puntualmente Hamsik strappati. Ci sta arrivando, Hamsik ci sta arrivando, certo, ed è il motivo per cui anche se le sue prestazioni non dovessero essere all'altezza di ciò che ci si aspettava, non sarà mai tra i giocatori che cadono in disgrazia, diciamo, nell'amore e nella considerazione del tifoso napoletano. Gargano, però, io invito il tifoso napoletano a ricordarsi la parabola del figlio prodigo. Cioè, voglio dire, bisogna sapere anche accogliere. Non può una frase infelice. Io non so quali sono le vicende che hanno determinato, diciamo, la sua cessione. Io so che è un giocatore che merita una seconda chance perché ha grinta. No, tu hai toccato un discorso, vabbè, le bandiere probabilmente per dire giocatori importanti, giocatori, sì, che hanno fatto... Ma tu ritieni l'operazione di 2 anni fa un'operazione intelligente, smontare una squadra arrivata al secondo posto in campionato? Smontarla pezzo pezzo? Una follia. Ed è questo il motivo, diciamo, per non cui... può essere questo il peccato originale, sì, di questo Napoli. Infatti questo è il discorso anche del motto, diciamo, contro De Laurentiis, che purtroppo viene spesso condiviso e si ascolta nello stadio. Cioè la sensazione è quella che comunque... Diciamo che è stata smontata in due, un po' l'allenatore e un po' il presidente. È un po' il presidente. Non è che... Però si ha purtroppo sempre la sensazione condivisa di una volontà di portare avanti un progetto imprenditoriale, non un progetto di passione calcistica. Nel progetto imprenditoriale c'è prendere il calciatore, portarlo al massimo livello e cederlo. Questo il tifoso napoletano non lo può accettare. Noi vogliamo l'opera prima, non vogliamo il cinepanettone che ci viene propinato tutti gli anni. Cioè il palato del tifoso napoletano, chi ha vissuto l'epoca di Maradona come me, che mi considero tra i pochi fortunati, sì, perché ci sono persone che sono nate e sono anche... O sfortunati, perché quando vedi un giocatore... No, fortunati. No, hai ragione, quando vedi giocatori sfortunati così, poi dopo... nel senso che dopo non vedi più partite. Questo è il discorso. Questa è la verità. Però il discorso per di non andare allo stadio, io purtroppo sono un fruitore dei sistemi di fruizione in streaming, quello condiziona tantissimo. Cioè onestamente, ovviamente io ovviamente non sono il tifoso che è quello che dà, diciamo, l'anima e che affronta i temporali e il diluvio e tanto di cappello, e meno male che ci sono loro. Però il discorso è che chiaro bisogna esaminare la fattispecie nella sua complessità. Lo stadio è un luogo insicuro, non è un luogo comodo, è tutta una serie di fattori, la crisi economica. Oggi, certo, ci sono tante famiglie. Infatti Marino parlava, esatto, anche di prezzi. Non c'è un solo fattore. Alti, ci sono più fattori per te, Marcello. Andiamo da Franco. Pronto? I prezzi Marino in Serie C erano bassi. Buonasera. Benvenuto. Vorrei parlare con il direttore Fedele. Sì, 30 Prego. Secondi. Sì. Direttore Fedele, buonasera. Sono Vai, Franco da Pompei. Prego. Vai, Franco. Vai, Franco. Direttore, per dirvi una cosa. Secondo voi... Sì. Il Napoli non, sì, era più forte con Pandev, Zema, Ile e Berami piuttosto con questi giocatori, sì, che c'è adesso? Sì, sì, sicuramente. Cioè, se tu pensi i sostituti, perlomeno per quello che abbiamo visto, non giocano. Perché De Guzman non gioca, Micio non gioca, Berami abbiamo dovuto richiamare
Gargano. Fa male che Koulibaly è un potenziale top player, perché fra 2 anni potrebbe diventare un top player, visto... Ma vedi, tu hai sempre... Cioè, l'errore che fai, perdonami se mi permetto di... Potenziale. Cioè, tu a un dato, a una domanda precisa che vuole dimostrare come questa squadra si è indebolita, dall'altro lato ci metti sempre il becco e dici però Koulibaly è un fuori. E che significa? Pure Higuain? No, no, ma io lo sto dicendo. Io, secondo me, non ti ho io capito, sono d'accordo sulla debolezza della squadra. Non ho capito. Ma sei d'accordo? E lo ero d'accordo anche l'anno scorso. No, no, perché? No. Poco. Tu a Dario del Calcio dice che, direttore, io che questa squadra allora, è meno forte. No, ne parliamo un'altra volta, perché non posso squadra... cimentarmi in questo discorso con lei. Io ritenevo che anche l'anno scorso la squadra fosse inferiore a quella che aveva Mazzarri 3 anni fa. Io e te non dobbiamo fare dibattito. Non vogliamo fare dibattito. Ma Gavarone, tu che sei con me il lunedì sera. Io e te stiamo insieme, o io sto con te o tu stai con me. Vabbè, insomma, siamo una grande famiglia, siamo insieme, siamo siamesi. È stato detto dal mio amico Gifunez, io chiamo Gifunez, dal mio amico Gifunez, che questa squadra qua, perché Zuniga ed Amsic è inferiore a quella che avete detto che era più forte. Allora ripeto, l'anno scorso era inferiore a quella di 2 anni fa. Direttore, lei non può travisare. No, la realtà. Fai parlare, le devo dire, no, io non traviso niente. E allora io le dico quello che ho detto. Io l'anno scorso ne abbiamo parlato per un anno intero. Io dicevo che non avendo Zuniga e avendo Amsic fallito la stagione, essendo Zuniga infortunato, Benitez ha avuto una rosa che era sulla carta per me inferiore a quella che aveva a disposizione Mazzarri l'anno prima. Ed era più quest'anno, quest'anno è ancora inferiore a quella che aveva Mazzarri, ma è superiore a quella che c'era l'anno scorso, perché cioè, questa squadra è più forte di quella dell'anno scorso. Quest'anno è più forte. Che dico io? Okay. E allora, caro amico di Pompei, hai capito? Hai capito il tuo discorso? Qual è? Noi abbiamo capito, allora abbiamo la pubblicità. Prima però vi dico caro amico di Pompei, le risposte del sondaggio che abbiamo lanciato su Walter Gargano. La maggior parte dicono a grinta e carattere, quindi la maggior parte dei tifosi hanno scritto. Continuate a scrivere, anche perché abbiamo l'ultimo segmento. Gianluca, di cosa parleremo? Ci proiettiamo avanti? Sì. Nel futuro, però l'indovinello, scusa, come eravamo? Vogliamo rivederlo questo calciatore, che secondo me non ha indovinato nessuno. Nessuno ha indovinato. Chi è questo? Sembra Gian Piero Galeazzo. Lo scopriamo subito dopo la pubblicità, tra poco. Caro Presidente, sono Fabio, un napoletano trapiantato a Riccione da ben 26 anni e ti volevo parlare a nome di tutti quei ragazzi come me che abitano al nord, che quando si trovano sul lavoro con i suoi colleghi che tifano Juve, Inter e altre squadre, veniamo massacrati per colpa, diciamo, di quest'anno che andiamo così male. Quindi volevo chiederti, vogliamo dare un po' di grinta a questa squadra e dare un po' di riscatto a questi napoletani che vivono al nord? E forza Napoli! Eccoci ritornati, no? Leggevo tantissimi messaggi anche per Enrico, poi abbiamo modo di leggerli successivamente, anche perché noi andiamo al ristorante e continuiamo, no? Con... Stasera no. Ah, stasera no, non possiamo commentarli anche lì. Vabbè, noi andiamo comunque a Victoria, lo diciamo dopo, lo ricordiamo dopo. Allora, ultimo segmento. Un po' di immagini simpatiche? Ce le hai? E le guardiamo, perché secondo me, cioè, sono immagini divertenti di quello che è accaduto nell'ultima settimana, insomma, un po'... Ma in che senso? Qua e là, tra le televisioni nazionali, regionali, locali... Ma spiega meglio, che cos'è? E noi ci sono, diciamo così, dei mostri che si sono manifestati, ecco, attraverso... Dei mostri? Dei mostri, sì, dei fantamostri. E vediamo, vedere, primo posto, terzo posto, come vuoi fare? E cominciamo dal terzo posto, vai. Erviperetta. Sì, infatti, insomma, devo dire che ne succede di tutti i colori, allora, qualcuno l'abbiamo proposto. Ecco, apriamo una parentesi, perché noi siamo autoironici, magari andiamo anche noi a Fantacalcio, lì sotto, diciamo, nella rubrica Fantamostri, non dovremmo solo il bello del calcio. Un po' più grande, perché... Ne escono, ma anche e soprattutto da parte mia. Da parte di tutti, ma anche tutte le altre, poi gli altri programmi televisivi. Allora, come dicevamo, abbiamo pochissimi minuti. Gianluca, io mi proietterei un attimo nell'ultimo sondaggio perché riguarda poi lo scontro. Poi magari lo riprenderemo, però. Ha indovinato Alfredo. Ha indovinato? Ecco, il giocatore, vabbè, lo diciamo, insomma, hanno indovinato anche gli amici qui. Il giocatore, facciamo vedere un attimo la foto prima del sondaggio. Eccolo qui. Ecco qui, questo giocatore è Rubens Sosa, ex Lazio, ex Inter, eccolo qui, insomma, com'era
Ecco, adesso è un po' cambiato. È cambiato, però dobbiamo decidere il cadeau che avevamo pensato di regalare. Tantissimi l'hanno scritto lì in sovraimpressione. Dovremmo fare un sorteggio. Saginario. Io non lo so. No, fate un sorteggio. Facciamo un sorteggio tra le persone che ci hanno scritto. Vedi, ringrazio anche le persone che ci stanno scrivendo in questo momento. Questo va bene per i vostri, si quadra tutto. Dai, andiamo a vedere il sondaggio prossimo. Riguarda Internapoli. Prossimo sondaggio. Riguarda Internapoli. Entriamo, ci caliamo nella parte. Mazzarri, Benitez, il passato e il presente, chi è preferibile secondo queste sette variabili? Qualità del gioco, capacità motivazionale, lettura della gara, gestione del gruppo, rapporti con stampa e tifosi, comunicazione e tattica. Allora, io cominciamo da Iavarone. In che senso? Allora, Mazzarri, Benitez, chi qualità, adesso ci sono tutte e sette, sì. Tu, cioè, qualità del gioco, chi preferisci? Mazzarri o Benitez? Benitez. Capacità motivazionale? Mazzarri. Lettura della gara? X. Gestione del gruppo? Mazzarri. E siamo 2-1. Rapporti con stampa e tifosi? Ah, Benitez. 2-2, comunicazione? Benitez è un maestro della comunicione, sotto tutti i punti di vista. 3-2, tattica? Anzi, eccede nella comunicazione. Poi? Tattica? Ma tattica com'è? Quindi sono due modi diversi di vedere il calcio. Come fai a dire che quello è... Quali diciamo, uno è un... Allora, da un punto di vista di bel gioco, che a tratti si è visto l'anno scorso, è chiaro Benitez. Da un punto di vista proprio di redditività, di concretezza, di risultati, di punti e di vittorie, credo Mazzarri. Quindi è X anche questo. 3-2 per Benitez, yes. Siamo, per Iavarone. Andiamo a Luigi Giordano. Luigi, qualità del gioco? Benitez. Capacità motivazionale? Mazzarri. Lettura della gara? X. Gestione del gruppo? X. Rapporti con stampa e tifosi? Benitez. 2-1, comunicazione? Benitez. 3-1, tattica? X. 3-1 per Benitez. Ok. Ilario imparato, Ilario. Vai. Qualità del gioco? Benitez, però le ripartenze di Mazzarri con Cavani e Lavezzi erano un'arma di distruzione massa, assolutamente. Capacità motivazionale Mazzarri, lettura della gara X anche io, gestione del gruppo Mazzarri, rapporti con stampa e tifosi Benitez, comunicazione 2-2. Benitez, tattica Benitez. 3-2, 4-2 per Benitez. Mentre Benitez in netto vantaggio, Vediamo Enrico Fedele. Qualità del gioco? Qualità di gioco Mazzarri, capacità motivazionale Mazzarri. Lettura della gara? Nessuno di tutti e due. Gestione del gruppo? Gestione del gruppo Mazzarri. Grazie. Rapporti con stampa e tifosi? In assoluto Benitez, il comandante in assoluto. 3-1. Quanto stiamo? 3-1? 3-1. Comunicazione? Benitez. E tattica? Tattica facciamo, non farei nessuno tutti e due. Okay, perché quindi... sono tutti e due monoteisti, sono tutti e due vedono in un certo modo, cioè cambiano come Santa Chiara, prima si fanno rubare e poi mettono i cancelli. Allora vince Mazzarri per Fedele, mentre invece per gli altri vince Benitez. A me vince proprio per una spanna, perché per una spanna. Si sono concatenate due domande quasi. 3-2, 4-2, un allenatore 3-2. Che fosse un misto tra tutte e due, sarebbe più, io ho detto sarebbe l'ideale di Ferguson, sì. Uno... sarebbe l'ideale. E c'è da dire che Ferguson ha un pessimo parere di Benitez, sì. Ma e lo ha espresso pessimo. Anche su un libro. Se dicono che è fedele, come hanno detto, che offende Benitez, vada a leggere il libro di Ferguson. Che cosa no, ma io dico Ferguson una cosa: Benitez ha una grande arte, proprio l'arte della comunicazione. L'arte è un furbacchione, è uno spagnolo nato a Via Nardones sul quartiere. Questo non c'è dubbio, però la sua calma delle volte può essere serafica. Sarebbe stato un bravo delle giornalista. Delle volte eccessiva. Bravissimo. Sarebbe stato un bravo giornalista. Anche un bravo giornalista sarebbe anche stato politico. Anche un politico. Un ottimo responsabile del marketing. Facciamo così, sì, sono le 22.35, siamo che quasi significa sono 22.35? Siamo, abbiamo sforato. Siamo finiti proprio, no, siamo proprio finiti. Nel senso, no, troviamo un termine più adeguato. Siamo finiti, stiamo per concludere. Diciamo di sì. Allora, nel frattempo Gianluca prepara la rassegna stampa, quindi cosa troveremo domani in edicola? Io faccio una carrellata di tutti i nostri tifosi, perché hanno ultimissime domande, mi promettete semplici, veloci? Partiamo da Marcello. Sì, io volevo chiedere velocissimamente a Enrico Fedele se in effetti nel mercato, diciamo, italiano, sì, non c'erano centrocampisti, a me ne vengono alcuni in mente, Lodi, Conè, tra questi dell'Udinese, che potevano tranquillamente surrogare le scelte che sono state fatte con De Guzman e quant'altro. Io se avessi potuto pigliare un giocatore avrei preso Cambiasso. Cambiasso. Anche io.
Passiamo avanti. Allora, Giuseppe. Allora, io più che una domanda volevo fare un appello alla società. Il Napoli in casa deve giocare con la maglia azzurra, anche perché porta bene, le altre maglie abbiamo sopportato l'anno scorso la gialla giusto perché si vinceva. Quest'anno no, vogliamo l'azzurra. Quindi quella sempre di jeans, in casa. Quella di jeans, quella di jeans in fuori casa va bene. Non è una cosa la maglia gradevole, ma in casa azzurra. Stanno... Ah. Fammi una cortesia, di che il Napoli deve giocare con la maglia azzurra. D'accordo. Grazie Giuseppe. Saginario, oltre a fare finanziamenti, sì, sappiamo la gestione del quinto. Volevo approfittare nel dire che se qualcuno ha bisogno di un finanziamento, noi siamo in via Duomo 319 a Napoli, il numero fisso è 081 28 50 23, siamo specializzati nella cessione del quinto, quindi per tutti i lavoratori dipendenti e per i pensionati. Poi anche tu le cessioni, non solo della esatto, vecchia. Esatto. Ogni anno sto giocatore quinto, ma nessuno però poteva prodigarsi per trattenere i rei. Laurentiis ha ceduto Terzi tempo fa, prima l'ha acquistato e poi l'ha ceduto, restando in tema. Volevi fare l'ultima considerazione, lasciare no, un messaggio di tifoso? Soltanto un Forza Napoli, mi auguro che torni tutto allo stadio, perché io vado tutte le domeniche in casa, ci divertiamo e sosteniamo la nostra squadra. È l'unica ancora di salvezza per questa città. Teniamocela stretta, perché realmente io a volte ho difficoltà anche per portare i bambini, non so dove portarli, quantomeno ecco. Andiamo allo stadio e ci divertiamo. Voglio tra dire... l'Italia chiusa, tra lo zoo chiuso che adesso sta riprendendo eccetera. Veramente il Napoli era l'unica cosa che funzionava bene. Ecco, voglio dire che al gioco del fantacalcio, che hai partecipato anche tu la settimana scorsa, sei arrivato secondo. Quindi se non dovesse venire il primo classificato, che è il nostro amico di Sorrento, ci sarei tu la prossima. Ah, quindi ho vinto io con l'amico di Sorrento. Hai vinto sì, tu, Tony. Non c'era, vinto Tony. Sì. Con 84,5. Però premiamo. Sì, l'avevo ecco, capito. Premiamo, no, vediamo, perché comunque è il primo classificato. Portatemi a Ricozzi pure. Portatemi a Ricozzi, portatemi Ricozzi insieme a San Giro. Anche Ricozzi. Vabbè, facciamo magari una giornata, un giovedì solo sponsor. Bravo, no, esatto. Amici sponsor. Lino. Io volevo fare una domanda al direttore Giordano. L'inversione dei risultati del Napoli passa, secondo lei, attraverso un miglioramento tattico, fisico o di amalgama della squadra? Direttore Giordano, in 30 secondi, grazie. Un miglioramento fisico, sì, tattico, o fisico o io penso ad un miglioramento fisico di diversi uomini, perché sono d'accordo, la squadra è quella dell'anno scorso, ma parecchi sono involuti, non stanno ancora nel top della condizione, tra i quali il primo è sicuramente Albiol. E parlo anche di Higuaín. E allora, grazie. Rassegna stampa. Grazie a tutti i tifosi per rassegna essere stati stampa. Con noi. Vai, la Repubblica stampa. A Napoli, ecco qua. Vacanze azzurre, 100 ore di break. Quindi punta sul break da oggi a martedì. Benitez a Liverpool. E torniamo a discutere di quello ragazzi. Che abbiamo discusso all'inizio di settembre. Compiti a casa per la squadra, scrive Repubblica, verso San Siro. Mazzarri invece farà lavorare l'Inter anche domenica. E quindi... Vediamo che si stanca. Hernanes tra l'altro si è andato ad allenare anche nel giorno. Speriamo che si stanca. Speriamo che si stanca. Gargano ai tifosi, darò il massimo, amo questa maglia. Questo è era il Mazzarri ha perso Svaldo oggi, Mazzarri per un mese Svaldo. Ha perso Svaldo. Per un mese. Sì, per un mese Svaldo, quindi insomma, il fatto meglio che così. Mazzarri faccia allenare la squadra non è una novità. Il fatto che Benitez non faccia allenare la squadra non è una novità, quindi non ci sono novità da questo punto di vista. Tony. Assolutamente no. Speriamo bene, l'ultima volta non è stato proprio una decisione non... giusta, voglio dire. No, ma per me posso pure, purché in campo, voglio dire. Vabbè, giocate domenica. Si facciano, no, vabbè, certo, si facciano, insomma, fare quelle cose che sono giuste fare. Nazionali, poi ognuno c'ha i propri sistemi di allenamento. Appunto, ognuno fa come vuole. Allora, nel frattempo che vediamo anche la prossima pagina del giornale, io volevo salutare Maurizio Capasso che ci scrive: dite di mandare messaggi e poi non li leggete con la faccina cattiva, un po' arrabbiato. No, non abbiamo tanto tempo per leggere tutti perché stasera ne sono veramente tanti. Però Maurizio, il tuo lo leggo. Parli di Gargano, dici che c'è solo grinta e carattere, se il migliore in campo è lui, tutte le domeniche penso che ci dobbiamo preoccupare. Per quanto riguarda Amsic è un fuoriclasse, ma facciamogli fare l'interno in centrocampo, leggetela per favore. L'abbiamo letta, non arrabbiarti più. Posso dire una cosa scusa, che mi hanno detto anche a me, ma voi non tutto. Leggete i messaggi, altri non so qua, altre trasmissioni li leggono. Io ho risposto così, ecco. Guarda, ne arrivano talmente tanti sì. Che forse nelle altre trasmissioni arrivano così pochi che è facile leggere. Ecco. Non è una risposta sbagliata questa, nel senso che... Ringrazio sempre Tony. Beh, insomma, abbiamo anche la pagina del Roma. Certo. Però purtroppo i potenti mezzi dei PC a volte fanno le bizze e quindi non è vero. Ci accontentiamo diciamo della pasta la e patate con la provola? Diciamo la che verità dici? Che Gianluca Gifoni non ha tanta dimestichezza con questi
mi dice che la finestra padre la finestra padre è già occupata, non riesco a disoccupare la finestra padre, e quindi ragazzi dopo di questo veramente fare. Siamo spacciati, è la prima volta siamo... che mi succede, ecco, siamo spacciati davvero? Più o meno, okay. Andiamo alla pasta e patate con la prova, allora andiamo, sì, andiamo a salutare Massimiliano Pennino che ci sta aspettando. Massimiliano, noi arriviamo perché ci fai sempre assaggiare tante cose buone con un personale direi fantastico, sempre disponibile, la sua lunga storia da ristoratore. Nel frattempo Vittoria Piazza Vittoria, all'angolo di Arcoleo, insomma, numero 8, abbiamo visto lì il blink, visto? Se venite il lunedì sera trovate Claudia Mercuri, ecco, Ivan Zazzaroni, Italo Cucci, Adriano Bacconi, Gene Gnocchi, Gianluca Cifuni ogni tanto, sì. Enrico Fedele, Tony Maroni, anche stasera, no? E stasera anche, quindi venite per incontrare Claudia, per incontrare i nostri amici qui. Ci sono anch'io poi, nel senso che c'è la pasta e patate con la tavola. Perfetto, io vado a salutare Tony Iavarone, grazie di essere stato con noi. Grazie. Enrico Fedele. Ciao. E ancora Luigi Giordano. Grazie dell'invito, buonasera. Ilario Imparato, grazie di essere stato con noi. Ci vediamo quando? Giovedì prossimo, sempre con Gianluca Gifuni, Claudia Mercurio e Fanta Calcio Show. I nostri tifosi ovviamente, e soprattutto giocheremo al Fantacalcio in settimana, anche la lavagna tattica. Eccola in qua, settimana, mi raccomando, scrivete i vostri video messaggi, contattateci con le vostre generalità, così sarete poi ricontattati dalla redazione e sarete presenti poi qui in studio. La Gianluca? No, dico la lavagna, l'ho toccata perché almeno una volta doveva essere così. Ciao, giovedì prossimo! Eh sì.